Benvenuti, buonasera, buonasera e benvenuti a tutti a questa nona edizione del Maker Fair. Sin dal suo inizio è bello, bellissimo dire benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, e sappiamo che sono tantissimi, e anche a coloro che sono qui. È davvero un'emozione, può sembrare retorico ormai dirlo, ma non lo sarà mai abbastanza. Questa è un'edizione ibrida del Maker Faire, sia fisica sia digitale. Ci continuerete a seguire sui canali per i prossimi giorni e a essere qui ad animare questa splendida sede di cui parleremo tra poco. Sin dalla sua prima edizione del 2013, Maker Faire è stata il luogo dove gli innovatori ci hanno mostrato che mondo immaginavano per noi, e l'hanno fatto in ogni campo di disciplina, dalla più complessa a quella più divertente. Quest'anno siamo stati tutti chiamati a reinventarci, a reinventare le nostre quotidianità, e quindi la Maker Faire, la fiera degli innovatori, assume un significato di nuovo rinnovato, perché è vero che se dalla pandemia non si può dire davvero niente di positivo, di una crisi sì. Ed è la tecnologia che diventa un enzima in questi momenti e accelera il cambiamento, il movimento. È lì che risponde alle necessità che la società li richiede. Fast forward, the future in the making, infatti, è il tema di quest'anno, di questo 2021, e quindi bisogna andare avanti veloce e fare in modo che l'accelerazione si inserisca nei cambiamenti che già lungamente erano dovuti. Avremo prestigiose personalità su questo palco, avremo progetti da ogni parte del mondo, davvero per ogni disciplina, dal modal fluid, dall'intelligenza artificiale e ovviamente tutte le arti, nessuna esclusa. Siamo qui per festeggiare e dare voce alla capacità di fare che è propria dei maker. E ci vedete in una sede nuova, ed è per parlarvi di questa nuova sede che chiedo di salire sul palco a Lorenzo Tallavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, due personalità senza le quali questa fiera non esisterebbe, possiamo dirlo chiaramente. Senza un'intuizione di 9 anni fa di un'istituzione strana, che sono le camere di commercio. Ognuno di noi ha l'immagine delle camere di commercio, ambienti un po' polverosi, pieni di timbri. In effetti, all'interno di un istituto che ha un'immagine, diciamo così, antica, in realtà è nata una piccola scintilla. Voglio sempre ricordare che le camere di commercio sono un ente pubblico, quindi non è che sono il massimo del privato che sperimenta, eccetera. Questo a dimostrazione che esiste anche un pubblico che sa guardare al futuro, ecco, che sa grado di progettare, e quindi è un piccolo merito, diciamo, che questa istituzione si è presa. Un grande, grandissimo, grande. Siamo in un luogo anche simbolo. Siamo al Gasometro di Roma, per chi ci sta seguendo e non avrà la possibilità di venire in fiera. Ecco, l'edizione di oggi avviene giusto al Gasometro di Roma. Lo dico per i non romani, questo è un quartiere atipico. Nasce all'inizio del Novecento a seguito di un'altra grande intuizione, di un grande sindaco, si chiamava Ernesto Nathan. Già dal nome si capisce che non era di Trastevere, era praticamente un inglese, il quale quasi per caso si trova a fare il sindaco di Roma in un periodo dove nessuno voleva fare il sindaco. Vedi? Non come... e in pochissimi anni riesce a dare un'immagine a Roma completamente nuova. Questa è stata una zona industriale, innovativa, piena di brevetti, dove è cambiata la pubblica amministrazione, ma è cambiato anche il modo di fare economia. A Roma non era mai capitato. Roma era una città legata al potere, legata alle amministrazioni, quindi ci fu un grande scossa di modernità. Io ringrazio gli amici dell'ENI che hanno ancora, diciamo, questo luogo e che lo stanno pian pianino ristrutturando e ridando alla città. Perché abbiamo voluto fare questo collegamento? Perché noi ci troviamo un po' in una situazione analoga a quella di Nathan. C'era un futuro da costruire, siamo nell'epoca post-Covid, tutto quello che era vero prima adesso non è più vero. Già. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione. Qual è il protagonista delle situazioni nuove? Gli innovatori, coloro che rompono le regole e costruiscono nuove opportunità. Noi questa piccola manifestazione, questa grande manifestazione, ce l'avevamo già, più grande d'Europa, che era la Maker Faire. Noi già da 9 anni aspettavamo una rottura, diciamo, dell'economia, della società, del modo di pensare.
per farci trovare pronti. Ecco, questi tre giorni servono a dire proprio questo: noi siamo pronti, Roma è pronta, l'Italia è pronta, gli innovatori sono pronti, con coraggio saranno in grado, pur facendo le loro esitazioni e gli errori che in tutte le natività ci sono, però con quella determinazione per costruire una fase nuova per il nostro paese. Grazie, grazie Presidente. Luciano Mocci, a proposito di pandemia l'abbiamo nominata, bisogna stare attentissimi, ognuno il suo microfono. Siamo a distanza. Molto. Un luogo incredibile, è un momento incredibile, avete già curiosato, cosa vi aspettate da questi innovatori? Bisogna essere un po' vampiri degli innovatori, secondo me, proprio stare lì. Ma noi siamo, in modo buono. Siamo un po' vampiri, ma intanto permettetemi di dire, anche noi siamo particolarmente emozionati, perché quando si riparte dopo un periodo difficilissimo come quello che noi abbiamo attraversare in questi mesi, tra l'altro ancora non è finita visto che non possiamo stare nemmeno particolarmente vicini, ci fa piacere riprendere la strada che abbiamo interrotta due anni fa, un anno e mezzo fa. Devo dire che l'anno scorso il fatto che siamo andati sul web ci ha permesso anche di sperimentare un nuovo modo di fare fiera. E devo dire che i risultati sono particolarmente apprezzabili, tant'è vero che ritorniamo in presenza, siamo particolarmente contenti, ma continueremo la sperimentazione partorita lo scorso anno, dando la possibilità a centinaia, migliaia di cittadini romani, non soltanto romani, di collegarsi e di vedere le tante cose che verranno messe a conoscenza di una platea la più ampia possibile. Siamo poi particolarmente contenti anche perché, come è stato detto anche dal Presidente, questo è un posto magico, veramente unico. Noi romani siamo da sempre abituati a vedere il gasometro all'esterno, però devo dire che entrare dentro, vedere questa struttura, la più iconica, che è tra l'altro anche la più recente, alta 90 metri, con un diametro di 60 metri, è una cosa che veramente ti fa mancare il fiato. È vero. E vedere all'interno padiglioni dove si parla di digitalizzazione, di innovazione, sembra, dice, ma sto sognando. È una scommessa che speriamo di vincere, ma secondo me già l'abbiamo vinta, voglio essere assolutamente ottimista, ci auguriamo che tante cose buone e ci auguriamo soprattutto, come diceva giustamente il Presidente, che possa essere la ripartenza anche socio-economica di questo territorio e di tutto il nostro paese, perché no? Auguri a tutti. Lo speriamo davvero. Un applauso. Grazie mille per essere stati con noi, sono sicura che ci incontreremo in questi tre giorni più e più volte, quattro. Abbiamo detto sguardo sul mondo, ma partiamo ovviamente dall'Italia, abbiamo fatto così come in un grande zoom da un drone, Roma, Italia, e parliamo anche delle iniziative bottom up che spesso animano la nostra scena, la scena dei maker, e per farlo invito a parlarne Carlo Ferro dell'Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane. Buonasera. Buonasera, eccoci. E devo stare a distanza da tutti, che brutta cosa, però. Ma va bene, sì. È sempre bello esserci, devo dire. Prego. Oh, beh, un ringraziamento per l'invito, l'opportunità di essere qua. Un saluto alla ministra D'Adone, un saluto ai presidenti Tagliavento e Mocci. Una grande congratulazione per questa idea, perché alla fine innovazione è anche proiettare nel futuro gli spazi urbani, no? E questo mi sembra un grande segno da questo punto di vista. ICE Agenzia è vicina a questa manifestazione, abbiamo cominciato, mi dicono, nel 2014, 15, 17, accompagnando le edizioni negli Stati Uniti di America, e poi dal 2017 con le attività soprattutto di comunicazione all'estero e di portare osservatori stranieri a questa manifestazione. Ecco, lo facciamo, penso, con grande soddisfazione, con grande entusiasmo, e lo facciamo soprattutto oggi con l'entusiasmo dell'energia di questo momento di ripartenza, in cui io ritengo che le start-up, che già prima della pandemia erano un po'
nel cuore della nuova ICE, anche grazie all'indirizzo ricevuto dal Ministro Di Maio di lavorare proprio come sistema per creare una spinta sull'innovazione, ci crediamo veramente. Io conoscevo Maker Faire, devo dire, quando ho preso questo incarico conoscevo molte poche fiere, perché venivo da un settore tecnologico, però conoscevo Maker Faire come il posto dove chi si occupa di componenti elettroniche per le nuove applicazioni va a vedere che cosa succederà domani. Ecco, sono sicuro che questo è quello che si vedrà qua in questi giorni. Credo, e l'ICE è estremamente impegnata su questo modello, anche perché alla fine deve esistere un circolo virtuoso, quello che porta all'innovazione a crescere sui mercati esteri e la crescita sui mercati esteri a generare quelle capacità che portano a nuove innovazioni. Alla fine le start-up che sono qua, e saluto i giovani imprenditori, le giovani imprese che portano idee, dobbiamo accompagnarle in un percorso in cui le tre dimensioni, quella di consolidare il loro progetto di business, quella di cercare nuovi capitali e quella di internazionalizzarsi, vanno insieme. ICE Agenzia ha messo in piedi, anche nell'ambito del patto per l'export, 16 nuove iniziative. C'è un capitolo dedicato alle start-up, in questo capitolo ci sono tante cose nuove, oltre alla partecipazione a eventi di innovazione in Italia come questo. Portare le start-up nei grandi eventi di filiera, gli start-up corner che abbiamo creato nelle grandi fiere italiane, anche Pitti, che insomma è un po' il massimo della tradizione, oggi è lo start-up corner dove, utilizzando gli spazi prima dedicati all'incoming dell'ICE, la possibilità di andare per un periodo di formazione in acceleratori esteri, lo chiamiamo Global Startup Program. Quest'anno 136 startup hanno avuto la possibilità di accelerare per oltre 2 settimane in acceleratori esteri, lanceremo sicuramente la terza edizione per il 2022, abbiamo la collaborazione con questi acceleratori esteri che porta anche a lavorare con loro in Italia. Motor Valley Accelerator è un'opportunità, soprattutto grazie anche alla collaborazione con CDP e Equity, di fare sistema per creare acceleratori in Italia collegati ad acceleratori esteri. Grandi progetti del Ministero degli Affari Esteri, come quello che sarà presto lanciato a San Francisco e nella Silicon Valley per ospitare l'innovazione italiana. E grandi anche eventi, fra 2 giorni ce ne sarà uno importante a Sorrento del Ministero degli Affari Esteri con il G20 Innovation League. Ecco, mi fa piacere che ICE Agenzia sia parte di questo sistema, perché credo che alla fine le tre cose, consolidare l'idea di business, acquisire capitali e affermarsi sui mercati esteri, riescono meglio se sono affrontate tutte e tre insieme e tutte e tre con un gioco di squadra. Grazie e buona fiera. Grazie, grazie Carlo Ferro. Dice, abbiamo detto giovani e qui c'è una graditissima ospite che anzi ringraziamo per averci raggiunto, perché sappiamo che essere ovviamente molto occupata con gli impegni istituzionali, la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Grazie, grazie per averci raggiunto. Sappiamo che impegni di cortissimo. Sì, imminenti, grazie, direi. Grazie mille. Grazie a voi. Anzi, sono contenta di essere qui, ci tenevo ad essere all'apertura di questa manifestazione, che è splendida sia perché rappresenta, come ben è stato ricordato, un piccolo pezzo di ripartenza che non va dato per scontato, perché è vero che i percorsi sono separati, sono distanziati, che in parte è ibrido, ma è altrettanto vero che rappresenta una grande possibilità, soprattutto per le start-up, come dicevamo prima, di potersi confrontare tra di loro all'interno dell'ambito di una manifestazione che ormai è consolidata e rappresenta davvero una porta in termini di innovazioni, anche per il confronto tra le start-up, che io tendo a non dare per scontato, perché forse quest'anno e mezzo di pandemia ci ha visti troppo chiusi all'interno, chiaramente per le necessità di distanziamento all'interno ognuno della propria bolla di interesse e di lavoro, e invece riuscire ad avere una manifestazione come questa che permette ai ragazzi di vedere ciò che le altre start-up fanno, di confrontarsi e di riuscire anche a scambiarsi in termini di esperienze, quelle che possono essere dei valori aggiunti, credo che possa dare tantissimo, non solo in termini umani ma anche di sviluppo. Poi ci abbiamo tenuto
in particolare qui all'interno della manifestazione a cofinanziare un piccolissimo contest musicale che può essere utile, diciamo, per il nostro molto bene, musica. Sì, molto molto piccolo, e devo dire una compartecipazione piccola, simbolica, però per noi importante, perché si connetterà con la Carta Nazionale dei Giovani, che offrirà una serie di servizi e agevolazioni per i ragazzi. Però l'idea, visto che c'era un panel dedicato proprio alle innovazioni musicali, a quanto l'errore possa condurre verso una novità che poi diventa da lì un nuovo genere o un nuovo modo di creare musica, questo potesse essere qualcosa di molto positivo, anche nell'ottica del fatto che c'è stato sempre rappresentato il fatto che i ragazzi hanno subito molto la fase del disagio, la separazione, e avessero necessità di provare a sperimentare. Io ho una grandissima passione per la musica, per cui ho unito l'utile al dilettevole. Ma posso chiederle anche che genere? Come è noto, sono un'appassionata di musica metal. Sì. Davvero? Hai capito? Dopo avevo sicuramente una roulette sul rap, però non so, ci organizzeremo. Ho detto che i metallari ci hanno provato, ma per quest'anno ancora no. Tenteremo la prossima edizione, se possibile. Ci impegneremo. Va bene. Grazie. Grazie a lei. No, sono io che faccio un augurio a tutti di buona fiera, di buon ritorno alla normalità, anche se reinventata, soprattutto per questa nuova modalità ibrida, che sapere che anche una fiera come questa dell'innovazione ha trovato un modo innovativo per riuscire a ripresentare, a rapportare tutto ciò che viene fatto dalle start-up, penso che sia qualcosa di incredibile, e che qualcosa allora di positivo forse la pandemia l'ha portato, ed è stato questo. Grazie. Grazie mille, messa. Fabiana Dadone, per essere stata con noi e sì, aver sottolineato quanto alle volte proprio negli errori, nei bug del sistema nascano le novità belle che portano nuovi scenari. Abbiamo adesso un altro saluto molto importante, abbiamo il sottosegretario del Ministro degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, ecco un videomessaggio. Buongiorno a tutti, sono felicissimo di inviare un messaggio a tutta la comunità dei makers che torna a incontrarsi di persona alla Maker Fair di Roma 2021, manifestazione in cui desidero riaffermare il nostro pieno sostegno come Farnesina. Giunta alla nona edizione, Maker Fair Roma è la più importante Maker Fair d'Europa e la prima al mondo per numero di visitatori e progetti esposti, con la partecipazione di università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e start-up. Maker Fair, attraverso la leva dell'innovazione, si inserisce perfettamente nella strategia di rilancio dell'economia e dell'export che abbiamo impostato qui alla Farnesina insieme al Ministro Di Maio. Infatti, grazie alla riforma entrata in vigore nel gennaio 2020, abbiamo accentrato alla Farnesina le competenze in materia di internazionalizzazione e commercio estero, mettendo a sistema la rete diplomatico-consolare, dice agenzia, SACE e SIMEST, in un vero e proprio polo dell'export. In questo modo siamo riusciti in piena emergenza pandemica a fornire al nostro sistema produttivo un interlocutore unico. Come polo unico dell'export abbiamo voluto interfacciarci con tutte le associazioni di categoria per costruire, stipulare e mettere in atto il patto per l'export, che vede nella collaborazione con il sistema feistico uno dei suoi capisaldi. Grazie al patto sono stati rafforzati gli strumenti di finanza agevolata a favore delle fiere, con l'istituzione di una specifica componente del Fondo 394 di SIMEST, aperta alle fiere e agli organizzatori di manifestazioni internazionali, e l'attivazione di una linea di ristori a loro beneficio. Nel complesso abbiamo stanziato oltre 500 milioni di euro per il sistema fieristico, per recuperare le perdite dovute alla pandemia e tornare a crescere sullo scenario internazionale. Ulteriori risorse, ovvero 57 milioni di euro, sono state stanziate per il biennio 2021 anche con il piano straordinario per la promozione del Made in Italy, per potenziare le attività promozionali, digitali e in presenza. Continueremo a garantire il nostro sostegno con il prossimo lancio di una campagna straordinaria dedicata alle fiere italiane di carattere internazionale, per promuovere il calendario fieristico del 2022 e valorizzare la sicurezza e la qualità di queste manifestazioni e la bellezza del patrimonio del territorio che le ospita nel beneficio del loro indotto. Gli stessi contenuti potranno essere diffusi anche attraverso la rete dell'ambasciata e consolati negli eventi di promozione integrata, che coniugano le eccellenze italiane nelle tre dimensioni, economica, culturale e scientifica. Le attività messe in atto insieme al coordinamento con il Ministero della Salute per agevolare l'accesso al territorio nazionale degli operatori fieristici stranieri hanno facilitato la ripartenza del sistema fieristico. A meno di 4 mesi dalla riapertura in presenza, per la quale ci siamo fortemente impegnati, oggi siamo orgogliosi di riscontrare numeri e qualità dei visitatori al di sopra delle aspettative.
i programmi che il Ministero degli Affari Esteri e il Ministro ha promosso a favore delle fiere si integrano con le azioni dedicate alle start-up. Sono circa 12.000 pensate le start-up in Italia, in aumento del 10,8% rispetto al 19, di cui oltre il 10% a Roma nel Lazio. Oltre al rifinanziamento del fondo di Venture Capital, del CEO da Simest, che ha raggiunto complessivamente una dotazione di 168 milioni di euro, ricordo iniziative come il Global Startup Program, che la Farnesina gestisce insieme a ICE. Grazie a questo programma, 150 startup italiane saranno ospitate per circa 8 settimane in incubatori e acceleratori in 10 paesi selezionati per programmi di accompagnamento personalizzati e formazione specialistica. Proprio in questi giorni, inoltre, abbiamo organizzato a margine della ministeriale G20 Trade di Sorrento la G20 Innovation League. A questo evento speciale volto a stimolare gli investimenti internazionali in innovazione tecnologica e la cooperazione per la ricerca di soluzioni innovative parteciperanno oltre 100 start-up e venture capitalist da tutto il mondo. Uno dei nostri obiettivi è rendere strutturale in ambito G20 questo momento dedicato all'innovazione tecnologica e all'incontro tra innovatori e investitori. Grazie anche a tecnologia e innovazione abbiamo affrontato l'impatto della crisi e identificato finestre di opportunità per una nuova rivoluzione tecnologica. Iniziative come la vostra, Maker Faire, sono veicoli di una cultura dell'innovazione che la Farnesina intende continuare a incoraggiare e sostenere. Per questo voglio ringraziare tutti voi e in particolare i Makers, gli inventori del nostro futuro, e auguro a tutti voi la migliore riuscita di Maker Faire 2021. Grazie, grazie anche al sottosegretario Di Stefano. Abbiamo promesso personalità internazionali e non ci smentiremo certo adesso. È già collegata con noi una delle un personaggio centrale nella discussione sull'innovazione nella robotica, ma ne avrà da raccontarci, ci racconterà le prospettive anche dell'agenda globale, proprio di come questa pandemia abbia influito proprio sul cambiamento di cui parlavamo prima e di cui ci accennava anche la Ministra. Stiamo parlando dello scienziato Hiroaki Kitano, presidente e CEO di Sony Computer Science Laboratories, che è collegato con noi. Welcome. Hello. Hi. Yeah, hi. Yeah, well, thank you very much for inviting me for the opening speech for the Maker Faire 2021 Rome. I think that we are in a transitional, transformative change period. I think this is in a very important time in our life. We know because of the COVID-19 pandemic, you know, otherwise I would prefer to be there, you know, but at the same time, we are getting more flexibility in the way that how we work and how, you know, in our lifestyle. Now, at the same time, one of the shocking thing I find out in the, you know, COVID-19 is although we did a global economic shutdown, you know, early last year, we found out the carbon dioxide emission decrease only about like a 10-year time span. Like we only able to go back to the level of the emissions 2010, and that's now you know almost back to the you know pre-corona stage. And of course, like you know all the global climate issues, and we have to find a new way. You know, simply shutting, slowing down the economy is not solution. That was very clear. Indication of the you know economic lockdown, and we found out that is not the solutions. That means that we have to make the very transformative change in the lifestyle, the industry, and in the energy system. You know, so you know, the theme of this Maker Faire is the future in the making. The question is, what is the kind of future we would like to make? No, so. It's very interesting to find out that COVID actually is a catalyst for the change. We suffered a lot. I'm very sorry for who passed away from the COVID, and then very sorry about someone who lost the loved ones. But at the same time, you know, we learned a lot of major lessons that lifestyle can be changed. And I think, you know, even after the, you know, this corona, we probably got vaccinated, they got the efficient drugs, and then maybe the virus evolution make it more easier for us to deal with in the coming years. But we're not going to simply go back to the pre-COVID days. I think this has been the catalyst. We're going to a transformative change right now. Now, at the same time,
we recognize this corona is not the last pandemic we're going to face. You know, so you know, historically, there have been a pandemic for potential for the pandemic every 4 or 5 years. We just be preventing it. And the pandemic for like a corona every 20, 30 years, for example, like a, you know, 120 years ago, there's a Russian flu, which has actually yet another corona, which is OC43, which is like a, you know, common corona, just to get the common cold right now. But at that time, it was very lethal. And then we got the Hong Kong flu, Asian flu, and the Russian flu, you know, the Soviet flu, all kind of, you know, pandemic, you know, every, in average, every 20 years. So we have to be prepared for that, even that happens again in the future. And then one of the reasons that pandemic frequency might actually increase is the loss of the biodiversity. So I think that we need to be able to, you know, accommodate the our civilizations, how we protect the biodiversity, how we're gonna prevent like climate changes. And otherwise, you know, the future we're gonna make is not gonna be the good things. So I think we need to be able to accommodate our civilizations and restore the global ecosystem. And I think that is a very important challenge. At the Sony Computer Science Lab, which I am the CEO, we are running several interesting programs, which I would like to mention briefly. It's one of the projects is silviculture, that is a new way of agriculture. Now, agriculture is extremely stressful for the environment in a way that you plant the industrial agriculture, you put in one kind of crops or the agriculture products, that means the biodiversity goes down to the one. And then that actually gives quite substantial stress to the global ecosystem. At the same time, like what we are doing in silviculture is we implant 150 or different you know, crops and try to design the micro ecosystem. So therefore, we can enhance the biodiversity and we want to expand that more. You know, stable agriculture yield, increased biodiversity, and I think that would be the one of the solutions. We also have like a microgrid system and a space telecommunication system or other thing we might actually help us to you know, solve the global agenda issues. I think it's a great time for us to embark on the grand challenge to have cybernetic Earth that is, you know, we're gonna be managing our ecosystem, transform the lifestyle, and then we also want to have like a, you know, a digitized city as well, so that the we can have more convenience at the same time inclusions of the diverse, like, you know, people with a diverse background, the diverse conditions. So I think like this is a really interesting agenda for, you know, in terms of the Makers Fair, a future in the making. You know, this theme actually reminds me, my 21 years ago, I was invited to be, invited artist to the Biennale di Venezia, and the theme was the cities. And what we are presented is the city going to be virtual, or digitized the physical integrations. Actually, very early I did digital twins. Now, what I would say is not only the physical and the digital integration, but that have to be embedded in the context of global ecosystems, enhance biodiversity and transformative change in lifestyle. Therefore, our activity will actually enhance biodiversity and, you know, be able to manage the global ecosystem. So I think we'll transform into the era that we'll design complex emerging ecosystem globally, and our lifestyle will be much better. And one of the interesting study in a Cambridge University professor says, the quality of life in a specific city depends on how many bird species you can observe in the city. You know, that is the single most significant correlator of the quality of life, much more than economic indicator. So that, I think, is a very interesting study that we should enjoy in the future. So like, you know, future in the making, I would say, is the world which we're going to actively transform with the lessons of the climate change and the pandemic, and have like a much flexible lifestyle, harnessing biodiversity, and then able to, you know, properly design and control the global ecosystem. Well, thank you very much, and I hope like you enjoy the Maker Fair. You know, I'm sorry that I won't be able to get there, but like, next time I hope to be in Rome physically, not virtually. Thank you very much. Thank you, Professor Kitano. We hope to see you in
next time in Rome. Ringraziamo ancora il professore, tutti si augurano in effetti di essere qui a Roma e noi ce l'auguriamo. Intanto procediamo con questo, con questa edizione che si preannuncia davvero magnifica. Io adesso prendo un po' di tempo perché qui dovranno succedere delle cose. La prossima ospite, noi siamo nel tema della formazione, che è importante, lo diceva anche prima la ministra, entra un tavolo, è bellissimo questo. Ringraziamo tra l'altro anche lo staff alla Maker Faire, lavorano tantissime persone e non tutte, chi ha la fortuna di venire qui magari le vede all'opera, chi ci segue da casa no, quindi li ringraziamo. Dunque, dicevamo, innovazione spesso parte dalla formazione e ne parleremo, ce ne parlerà anzi Marinella Levi, che è professoressa di Scienze e Tecnologia dei Materiali al Politecnico di Milano. Benvenuta. Benvenuta professoressa, io so che lei adesso ci mostrerà delle cose, c'è un tavolo, ci sono, se non sbaglio, delle idee da metterci sopra e quindi io lì così, come faccio riferimento, mi scusi ma solo perché l'amo tantissimo, come una scena alla Mary Poppins questa, c'è una borsa e adesso vedremo che cosa verrà fuori e che cosa ci racconterà dell'informazione e dell'innovazione e della formazione, quindi. Prego, sul palco. Buonasera a tutti. Io ho bisogno del puntatore, dell'avanzatore di diapositive. Spero di usarlo correttamente. E inizio chiedendovi cosa hanno in comune la Venere di Milo, delle mezze lune stampate in 3D e una barca. Hanno a che fare col fare, hanno a che fare col making e per me hanno a che fare con una bellissima storia che è iniziata qui. Mi balla un po' la voce perché io 8 anni fa, come oggi, ero qui con i ragazzi del mio laboratorio, il Politecnico di Milano, e eravamo qui alla Maker Faire, al Palazzo dei Congressi. Il mio piccolo scoop di oggi è che questo è il badge del 2013 e dietro c'è scritto Marinella Levi. E da allora io sono sempre stata qui. Userò la Maker Faire per narrarvi che cosa è successo in questi 8 anni nel nostro laboratorio, ma quel giorno alla Maker Faire arrivammo e trovammo questo, che era la prima grande esposizione al Palazzo dei Congressi di pezzi stampati in 3D, fortemente voluta, costruita, disegnata da Simone Maiocchi, che oggi in questo momento ci sta guardando a Dubai, dove si è trasferito a portare il nostro sapere. E guardate, avevamo ospiti eccezionali, bambini, un giovane Joseph Prusa lì sulla destra, e poi avevamo tanti pezzi, uno era nostro, era quella mezzaluna, di cui riparleremo tra poco. Tornando da quella Maker Faire, io avevo già in mente di fare qualcosa nel laboratorio che vedete lì, il laboratorio del professor Giulio Natta, che nel 1963, anche in quel laboratorio, nel nostro dipartimento al Politecnico, aveva preso il primo ed unico premio Nobel per la chimica del nostro paese. E non sapete quanto mi muove la voce dirlo oggi, quando ieri, un'altra volta, abbiamo preso un altro premio Nobel per la fisica, per il nostro paese. E ringraziamo il professor Parisi. Dobbiamo essere straordinariamente orgogliosi di farlo. Speriamo che per la chimica arrivi presto un altro. E in quello stesso laboratorio io appoggiai le prime stampanti 3D nel 2013, tornando da qua. Il 19 novembre ho aperto il PULAB dentro al dipartimento e ho cominciato a fare ricerca frugale, avevo pochissimi soldi, una grande caratteristica dell'industria italiana,
e con quelle stampanti che sono corse in fretta, qualcuno le avrà riconosciute, una Power Wasp e una Universal, ho cominciato a lavorare con i ragazzi. E il primo progetto che abbiamo voluto fortemente si chiamava e si chiama Più Ability. Più Ability ha questo hashtag sotto, che è: noi siamo lì perché fare è di tutti, veramente di tutti. Così con Più Ability abbiamo iniziato a lavorare a quello che oggi comunemente, già prima, si chiamava co-design, ma favorito da quel grande e straordinario ponte che è la stampa 3D frugale. E così siamo a quell'oggetto che era nel 2013 questa mezzaluna e che aveva vinto quel piccolo premio qui alla Maker Faire e che diventava piano piano un oggetto più compiuto nelle mani sapienti dei ragazzi del Piulab, ma soprattutto di un gruppo di coraggiosi pazienti malati di patologie reumatiche che vennero in laboratorio e ci aiutarono a capire che non si deve progettare per qualcuno, ma si deve progettare con qualcuno. E più progettiamo con e non per, più il prodotto che nascerà nelle nostre, nelle loro mani, avrà un senso. Serve quell'oggetto ad aprire un tappo facendo meno fatica. È stampato in due pezzi per meglio adattarsi a tappi di natura diversa e può essere modificato e personalizzato in rete con un configuratore. È diventato poi col tempo questo perché un altro gruppo di valorosi è andato avanti e la forma evolve ed è un grande orgoglio per me dirvi che questo progetto oggi al Politecnico ricomincia per portarlo a forme di tecnologie in grado anche di abbracciare mercati più grandi, tecnologie tradizionali. I pezzi che progetteremo con i prossimi coprogettisti portatori di malattie reumatiche andranno grazie a un'azienda che ci aiuta sul mercato stampati a iniezione. Questo è, secondo me e secondo noi, fare trasferimento. Ma quello era 2013-14. Nel 14 torniamo alla Maker Faire. Le stampanti piccole che facevano casine piccole diventano stampanti grandi. Qua sono io con il mio amico Massimo Moretti di Wasp. Presentava lui la prima stampante alta 3 metri allora, sembrava immensa. E questa bambina, una delle tantissime della Maker Faire, scrive sul suo diario, questa foto mi è carissima. La stampante più grande del mondo è piena di terra, dice, io dicevo, raccontavo, quando gira la vite costruisce le case. È così che funziona. E adesso Wasp ha fatto questo, ha fatto Tecla, un progetto straordinario che è andato in giro, sta andando in giro per il mondo. In questo viaggio continuiamo, arriva il 2015. Il nostro Più Ability va avanti con altre persone. Laura non vede, è venuta al laboratorio, ha fatto il suo periodo di alternanza scuola-lavoro con noi. E con noi ha stampato in 3D uno spartito che le consente di leggere la musica, lei che suona il pianoforte e la batteria, invece che con il braille, stampando come un vero spartito dal nero. E poi c'è Giulia lì. Giulia ha una malattia che si chiama artrogliposi. Con lei abbiamo provato a fare un po' di stampa 3D con la robotica per vedere di aiutarla a mangiare da sola. Vedete quante persone, quanti occhi, quante menti. E così arriva il 2016, così approfitto per ringraziare ora come allora gli organizzatori e Mattia Voltaggio, che è qui a rappresentare l'ENI insieme ad altri, immagino, perché noi in quegli anni abbiamo allestito una parte dello stand dell'ENI qui. Non sapete che orgoglio è per me dirlo. Mi ha fatto mongolfiere che volavano con sopra delle celle fotovoltaiche organiche. Abbiamo fatto una serra che parlava e mandava tweet. Sembra una vita fa. Era il 2016 o il 2007. Facevamo gli workshop per insegnare ai bambini la bellezza dell'uso del fotovoltaico, di queste lastre che prendono la luce dal sole e la trasformano in energia. Fu un'esperienza meravigliosa di un paio d'anni, ma arrivo a quella del 2017, in questa timeline che continua. L'hashtag qui si chiama Cicatrici e arrivo a lei, alla Venere di Milo. Perché? Perché con i ragazzi del Bullone, un'associazione che porta a sé per avvicinarli al lavoro dei ragazzi
che sono affetti da gravissime patologie croniche, adolescenti fino a 25 anni, li porta a sé. Noi insieme abbiamo avuto un'idea che abbiamo portato qui alla Maker Faire, li vedete, che è quella di pensare e riflettere sul fatto che tutti abbiamo almeno una cicatrice. Tutti ce l'abbiamo, non solo i ragazzi. E che cosa ci hanno suggerito? Di mettere quelle cicatrici su due bellezze classiche. Abbiamo messo le cicatrici addosso a quello che di più bello non c'è, la Venere di Milo e il Davide di Michelangelo. E con la sapienza della modellazione tridimensionale della nostra Giuditta abbiamo trasformato quei disegni in opere, in 42 statuette, che hanno costituito la prima opera collettiva che nel 2018 è andata in triennale e che con grande orgoglio vi dico che ritorna. Torniamo tutti. Ora ci sarà Cicatrici Milano, l'arte di ripartire. Non vi si dice in gergo spoilero nulla, vi dico solo che i ragazzi del Bullone hanno lavorato tra loro con le aziende per riflettere sulle cicatrici delle città, quelle che le città hanno portato dopo il Covid addosso, e sono venute delle opere meravigliose, molto grandi, le vedrete se verrete a Milano. Ecco Giuditta, che è la nostra artista, che ha trasformato queste emozioni in modelli 3D e poi insieme le abbiamo stampate. Ecco i ragazzi, la mostra viene alla Triennale di Milano dal 26 al 31 ottobre, siete tutti invitati. Allora cos'è la terza missione? Chi lo sa? Chissà cos'è la terza missione dell'università, chissà quali sono le prime due. La prima è insegnare, la seconda è fare ricerca, la terza è portare la ricerca e l'insegnamento nella società. Un modo è questo, essere qui oggi è un grande onore per me. L'altro è andare verso le persone che hanno abilità differenti e il terzo è fare impresa. Dentro il PIULAB sono passati molti ragazzi, oggi uomini, che io ho visto crescere. Due di loro, con me, 3 anni fa, hanno fondato una startup che si chiama Moi Composites, che in questo momento espone da domani qui in fiera. Vediamo cosa. Un'idea che è quella di stampare in 3D non solo la plastica come questa, ma stampare i compositi, la vetroresina, materiali molto più resistenti, rinforzati con delle fibre lunghe e continue. Un processo che abbiamo in due al mondo e gli altri stanno negli Stati Uniti e hanno un sacco di soldi più di noi. Dobbiamo sbrigarci. Con quel metodo riusciamo a fare cose molto piccole, come delle protesi dentali, che sono già in commercio con il nome dei fiber, già certificate, e delle cose molto grandi, come Mambo. Mambo è questa qui. Mambo è la prima barca al mondo stampata in 3D, fatta di vetroresina. Le altre che ci sono fatte di plastica. Cosa vuol dire questo? Che quando pesano poco pesano 2 tonnellate, 3. E la plastica va bene, ma in mare fa fatica. Le barche si fanno di resina e si rinforzano con la fibra di vetro. Il nostro processo è semplice ed è brevettato con il Politecnico e prevede che un robot porti una testina fatta da noi che deposita strato dopo strato la fibra lunga e continua. E questa si trasforma, nel caso di Mambo, della nostra barca, in tante sezioni, le quali poi dall'artigianato digitale rigoroso, freddo dei robot passa nelle mani degli artigiani antichi, quelli dei cantieri navali, che lì a Lecce, da dove viene Gabriele, il mio amministratore delegato, l'altro viene dal Friuli, Michele, la taglia che si congiunge, e loro due insieme a me e adesso ad altri giovani che abbiamo assunto siamo riusciti senza alcuna sovvenzione, mettendo insieme un panel di aziende che hanno creduto in questo progetto, un anno esatto fa a varare al Salone Nautico di Genova Mambo.
Mambo è la prova che la tecnologia digitale, la stampa 3D, può fare cose che noi stessi non potevamo neppure immaginare. Io un anno fa, due anni fa, non avrei detto né che sarei stata qui, né che la barca, che adesso vedete nel mare di Otranto, si trova allo stand J03. E ringrazio Massimiliano Colella per avercela portata, averci consentito di portarla, perché è importante che tutti, tanti, la vediate. Il ministro non c'è più, ma io gliel'ho detto prima, l'ho incontrata, me l'hanno fatta conoscere prima. Ricordiamoci una cosa: fare i complimenti a questi ragazzi ed esserne orgogliosi è un nostro dovere, ma non basta. Adesso, dopo la pandemia, la politica deve fare in modo che chi ha fatto startup 3 o 4 anni fa e si è trovato nel momento più ripido della rampa a scontrarsi con la pandemia possa ripartire in fretta, possa fare quel fast forward che io auguro a tutti i nostri ragazzi di cuore e a tutti noi. Grazie. Grazie professoressa, grazie mille. Ha acceso davvero tante micce nella nostra immaginazione, non solo. Tra l'altro lei non ha fatto spoiler, ma io mi permetto di farlo. La Mambo l'abbiamo vista, è bellissima. Io anzi mi offro, appena è finita la Maker, se qualcuno mi vuole portare direttamente a Otranto con la Mambo, io ci vengo. Abbiamo parlato di formazione, qualcuno ha detto artigiani, e allora è davvero quasi un obbligo morale chiamare gli ospiti che mi raggiungeranno tra poco sul palco, perché qui parliamo di formazione tecnica superiore e di come si unisce all'impresa. In particolare parleremo di Upskills 4.0, con uno spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Io invito subito gli ospiti a salire sul palco. Sono Stefano Micelli, professore di economia e gestione delle imprese dell'Ateneo appunto Ca' Foscari. Benvenuto. Sheila Scerba, curatrice della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. E poi signori, qui lo spoiler non lo possiamo fare, però ci sarà a breve il finalista del premio Global Teacher Prize, Leonardo Durante, come miglior professore del mondo. Beh, non è che uno, no? Se si fa bene, giustamente. Professor Micelli, partiamo da lei per cucire un po' questo ponte fra passato e futuro. Come si cuce? Lei poi tra l'altro la conosciamo bene, artigiani. Si sente? Artimi. Sì, buonasera. Devo dire che parlare dopo Marinella è impegnativo, perché ha detto talmente tanto e talmente bene che poi mette un po' in difficoltà. Ecco, io provo a riprendere però un po' dei temi che sono stati affrontati, perché davvero credo che la Maker Faire rappresenti uno spazio straordinario per collegare queste nuove tecnologie che oggi chiamiamo Industria 4.0 con il mondo della tradizione italiana, un mondo che l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo scorso sullo schermo. Ha da un lato grande bisogno di questa innovazione, ma ha anche un potenziale di suo davvero straordinario. Io ci tengo a riprendere un po' questo tema della terza missione che è stato evocato prima, perché oggi diciamo a me fa molto piacere presentare una storia che è questa di Upskill 4.0, che davvero ricalca le orme di quello che abbiamo sentito pochi minuti fa. Upskill è uno spin-off universitario, è una start-up con un lungo percorso di ricerca alle spalle. Lo so, io non sono giovane, come è stato detto prima. Non faccio più parte della schiera dei giovani, ma posso dirvi che lavoro con una dozzina di ragazzi, diciamo quasi tutti sotto i 30, di cui sono davvero particolarmente orgoglioso. Devo dire
moltissime donne che si fanno valere in campo tecnologico davvero in modo straordinario. Su questo non ho patemi di essere smentiti, anzi davvero sono profili sorprendenti, e l'obiettivo di Upskill è proprio quello che è stato evocato ora, cioè mettere in collegamento il mondo della tecnologia, in particolare il mondo della scuola, della formazione superiore di lato, in lato tecnologico, col mondo del Made in Italy, col mondo di quegli artigiani che abbiamo prima rivisto lavorare nelle immagini che scorrevano sul grande schermo alle mie spalle. Le ragioni del progetto sono semplici, questa è una rivoluzione, lo abbiamo capito, è una rivoluzione che non ha un libretto di istruzioni, non abbiamo il tempo di immaginare un percorso di tipo tradizionale in cui si fa ricerca, poi si codifica la ricerca, poi si scrivono i manuali di istruzioni, poi si fa formazione. Non abbiamo più tempo di organizzare un percorso di questo tipo, dobbiamo creare dei cortocircuiti. E questi cortocircuiti devono mettere in relazione direttamente i giovani delle scuole con quelle imprese che oggi, in particolare quelle che fanno più fatica a cogliere il potenziale di questi strumenti. Ecco, Upskill fa questo, lo fa con un metodo consolidato, che è un metodo che vale sia come didattica, ma vale anche come management dell'innovazione, che si chiama Design Thinking, che ha come merito quello di spacchettare il percorso di innovazione in varie fasi, fasi che i giovani e i loro tutor possono effettivamente controllare in maniera molto precisa, molto analitica, dando libero spazio alla propria immaginazione, ma anche controllando regolarmente i risultati ottenuti passo dopo passo. Ecco, questo meccanismo, che è in parte esplorativo, in parte di verifica, dà la possibilità anche a un ventenne di contribuire attivamente al futuro tecnologico di tante aziende come quelle che abbiamo visto in parte nel video. Una battuta, perché voi mi chiederete che cosa si fa in questi percorsi con questi ITS, questi istituti tecnici superiori, e poi scendiamo esatto nel dettaglio. E poi vediamo nel dettaglio, però diciamo che facciamo veramente di tutto. Vi do tre storie che prometto porterò con delle immagini accattivanti anch'io il prossimo anno. Un progetto secondo me molto interessante e divertente, vi dà l'idea anche di che cosa si può fare con dei ragazzi, è quello di un piccolo produttore di abiti che ha scelto a Venezia la possibilità di filare alghe che hanno la caratteristica di essere totalmente biodegradabili. Abbiamo chiesto a un ITS, l'ITS di Biella, l'ITS specializzato, Biella capitale in questo senso, abbiamo chiesto di fargli filare quest'alga insieme a della lana per poter creare dei vestiti di tipo invernale, e i risultati davvero sono sorprendenti. Non ho le immagini, ma guarda, infatti, professore, però glielo volevo dire, ma scusa, però stiamo lavorando, e di nuovo questo incrocio di cui si parlava prima, stiamo lavorando con un ITS specializzato nelle nuove tecnologie a Torino su una startup ben consolidata ormai di mobilità alternativa, di mobilità dolce, cosiddetta i pattini per intendersi a noleggio, che è oggi localizzata in Sardegna, a Cagliari. Stiamo lavorando con i ragazzi dell'ITS Caltagirone, ma di questo poi parlerà Sheila Sherba, per ragionare su delle start-up, delle vere e proprie nuove imprese da mettere in filiera con realtà molto consolidate, imprese leader a livello nazionale e internazionale, per consolidare a Caltagirone, nel sud della Sicilia, una serie di realtà imprenditoriali che in questo momento fanno fatica a emergere, ma che noi vogliamo accompagnare in un percorso triennale. Questi sono un po' degli esempi. Quest'anno abbiamo seguito una trentina di progetti, il prossimo anno speriamo di fare qualcosa in più, però l'idea è di costruire davvero questo ponte fra la tecnologia e il Made in Italy dell'alto artigianato, certo, dell'arredo, della moda, dell'agroalimentare, del turismo, della cultura e anche del no profit, cioè del volontariato, in modo da dare a questo mondo la possibilità di esprimersi, di progredire e dimostrare il potenziale di cui è capace. Anzi, portarlo anche in una dimensione più sostenibile, spesso, almeno questo dai progetti che mi ha menzionato mi sembra di cogliere
coglierlo chiaramente. Allora andiamo nel dettaglio, andiamo a Caltagirone. Sì, andiamo a Caltagirone. Intanto grazie per l'invito. Sono veramente felice di essere qui di raccontare questa storia. Io sono il coordinatore didattico di un istituto tecnico superiore, quelli che quest'anno Draghi ha reso famosi, perché di fatto ci conoscevano in pochi. Vedi. Cosa sono TTS? Formazione terziaria parallela all'università, ma molto più veloce e con delle tecnologie, delle modalità operative assolutamente pratiche. Noi lavoriamo a stretto contatto con le aziende. Nel nostro caso ci occupiamo di alta tecnologia informatica, abbiamo delle aziende di riferimento nel territorio catanese, Catania sta cercando di emergere nell'ambito della tecnologia informatica e abbiamo iniziato questo percorso nel 2014. Poi l'incontro con i progetti del Ministero dell'Istruzione, i progetti di Industria 4.0, ai quali abbiamo partecipato il primo anno in una maniera assolutamente senza capire neanche cosa fosse, ecco, capire il metodo. Entrare, praticamente la fatica, il sacrificio, prendere l'aereo alle 5 del mattino, ma era una scommessa fondamentale per noi, riuscire a trovare una modalità didattica nuova che coinvolgesse totalmente i nostri studenti, perché alla fine gli studenti di un ITS fanno un percorso in cui il 40% si fa in azienda e quindi è un aspetto importante, l'altra parte viene fatta in aula, ma in aula i ragazzi potrebbero anche annoiarsi, perché ovviamente lo studente tipo che si iscrive in un ITS vuole fare qualcosa di pratico, vuole fare, e questo è il luogo del fare in ogni caso, e quindi dargli delle sfide aggiuntive è stato per noi uno stimolo, per noi per rinnovare effettivamente la didattica, dall'altro lato per conoscere realtà nuove, e infatti ci ritroviamo qui seduti accanto, Caltagirone e Venezia. Quando nel 2020 il professore Micelli mi ha telefonato attraverso anche un altro ITS, dice: ma voi volete entrare a far parte di Upskill? Ho detto: non ho capito cos'è, però ci siamo, perché le sfide ci interessano. Però questo è importante dirlo, perché appunto come si vuol dire, non si nasce imparati. Io non avevo assolutamente capito, però ho detto ci sono gli altri ITS, siamo in 10 credo gli ITS che rappresentiamo un po' tutta Italia, c'è la Ca' Foscari che ci sostiene, perché non farlo? Di recente si è anche aggiunta Unicredit con questo contributo, e a distanza di un anno, e quindi questi percorsi veloci, quindi nonostante il Covid, la FAD, le lezioni a distanza, ce l'abbiamo fatta su a mettere su una squadra di docenti preparati, di studenti interessati, e nel mese di giugno abbiamo avviato questo progetto che si chiama Upskill Sicilia 4.0, credo sia il primo, in cui grandi aziende stanno credendo nelle potenzialità di un ITS che opera al sud, con i problemi del sud che non sto qui a raccontare, li conosciamo tutti. Noi formiamo giovani brillanti che vanno a lavorare al nord, vanno a lavorare a Milano, è una perdita, e io da siciliana convinta quale sono, non me li voglio più perdere. Molti tornano però, molti tornano e sono tornati grazie al Covid, gli aspetti positivi del Covid, questo ritorno e questa capacità di comprendere che io da Caltagirone al sud, in provincia di Catania, ma posso lavorare per il mondo se riesco a essere innovativo, se riesco a intercettare finanziamenti e modalità operative. E quindi è nata questa sfida con Fondazione Sicilia, che ci ha dato un piccolo finanziamento per agevolare la mobilità dei nostri studenti, con Unicredit, con Eni, peraltro tre dei nostri studenti grazie a un progetto di Eni saranno qui ospiti del Maker Fair sabato e domenica, perché comunque i ragazzi ci credono, ci mettono l'impegno, studiano. E poi abbiamo tre imprese che per noi sono fondamentali in questo partnership, che sono la ST Microelectronics, che a Catania rappresenta un punto di riferimento dell'intero comprensorio siciliano, abbiamo ICFarm e Witod, che è una startup comunque nata all'interno di ICFarm. E quindi i nostri studenti lavorano, chiaramente sono degli studenti che studiano programmazione, saranno programmatori, ma qual è il nostro obiettivo? Dargli anche quella voglia di fare, di diventare imprenditori, di realizzare startup innovative, perché loro lavorano e con l'innovazione. Solo, e poi di essere anche, appunto, come succede, però non ancora abbastanza, essere capace poi di attrarre. Di attrarre finanziamenti nel nostro territorio, non perdendo le intelligenze. Non siamo gli unici. Quindi, in sintesi, io spero di essere stata chiara. Questo è un entusiasmo travolgente. Vedo la platea, sì. A noi, insomma, un applauso anche comunque ogni tanto. Ci siamo quest'anno, facciamoci sentire. E vedevo anche annuire il finalista, sono un po' in imbarazzo, perché il professore più bravo del mondo, io finalista del premio, non vorrei, no, ma lo dico solo per scaramanzia, però mi sento un po' in imbarazzo, però l'ho vista annuire, tema a piacere professore. Tema a piacere, intanto buonasera e grazie per l'invito, sì annuivo perché
da siciliano, ma vivo a Roma, lavoro a Roma ormai da tanti anni, non posso far altro che confermare quello che dicevano appunto i colleghi. Tema piacere, intanto perché ce l'ho la domanda, era solo perché mi faceva piacere fare questo stupido giochino, mi scusi. No, come sta la scuola? Perché qui abbiamo degli esempi insomma energici e positivi. La scuola sta messa bene. Ecco, vedi, no, meno male, perché non è un caso che io sia appunto finalista al Global Teacher Prize. Non è il primo anno, anche l'anno scorso è capitato. Questo significa che la scuola italiana funziona. Andrebbe rinnovata sicuramente in termini più progettuali, come diciamo noi i colleghi, ma non solo in termini progettuali, ma proprio di connessione con il mondo del lavoro, che grazie ai percorsi di alternanza PCTO adesso si sono comunque incrementati, ma andrebbero ancora di più incrementati, soprattutto per gli ITIS, io lavoro appunto al Fermi di Roma, che sono stati fondamentali anche per la mia carriera. Perché i ragazzi appunto con i progetti che abbiamo fatto, anche con i percorsi di alternanza, hanno trovato lavoro non solo in Italia ma anche all'estero. Io ho studenti che lavorano appunto in Inghilterra, ho studenti che lavorano in Francia, ho studenti che lavorano a Ginevra, al CERN. Un ragazzo appunto è uscito dal Fermi tanti anni fa grazie appunto a dei progetti che ha fatto con dei colleghi al Fermi. Quindi i ragazzi nostri sono bravi. Vanno stimolati adeguatamente, la didattica probabilmente va un po' cambiata, va incentivato anche il saper e il saper fare, perché questo conta realmente. Le competenze pratiche sono fondamentali, ma non sono solamente quelle specifiche, ma soprattutto quelle emozionali. Bisogna far comprendere ai nostri studenti che conoscere la regoletta dell'equazione di secondo grado non è finalizzata ad avere il 6, ma è finalizzata alla conoscenza. Certo, un approccio diverso. Assolutamente sì, andrebbe cambiato per l'approccio. Quello probabilmente i colleghi sono d'accordo con me, loro parlano di istituto tecnico superiore, io invece istituto tecnico industriale. Quindi siamo in una fase intermedia appunto, però probabilmente le conoscenze sono le stesse. E questo ha fatto sì che con tutta la didattica progettuale che ha fatto in questi anni, pian pianino abbia scalato i vertici di questa graduatoria. Adesso sono tra i 50 finalisti al mondo. Che meraviglia! E tra l'altro ha sottolineato una cosa importante: probabilmente siamo noi che dobbiamo essere bravi quanto ragazzi e non viceversa, che è quello che gli viene sempre chiesto. I ragazzi sono geniali, io ho ragazzi sedicenni che hanno fatto. L'ultimo progetto è un robot che è in grado di riconoscere con l'intelligenza artificiale le diverse tipologie di spazzatura, cosa che un ragazzino a 16 anni... E quanto ci serve soprattutto a Roma. Allora, io quindi vi rispetto l'anno prossimo. Mi raccomando, i compiti a casa, le foto la prossima volta, perché io voglio vedere tutti questi progetti. Grazie. Grazie ancora. E in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie mille. Adesso abbiamo un'altra sfida contro il tempo, cioè 10 progetti in 10 minuti. Grande stima, infatti, va a Enrico Bassi, che è cofondatore di Open Dot, studio di progettazione multidisciplinare, hub di ricerca e Open Innovation di Milano, che appunto ci porta 10 progetti in 10 minuti. Benvenuto. Bene, buongiorno a tutti, in realtà cercherò di essere rapido e sintetico, ma mi piaceva l'idea di portare su questo palco tante storie e non solo una visione astratta di quello che può essere la formazione, di cui abbiamo già parlato tanto, ma sicuramente rimane un tema centrale. Allora, che senso ha parlare di formazione oggi, soprattutto appunto dopo persone che mi hanno preceduto affrontando già molto bene il tema? Pensandoci, la prima visione che mi è venuta in mente era sicuramente quella legata al lavoro, se ne parlava giusto prima. Però il lavoro non è soltanto una formazione tecnica che è fondamentale per integrare tecnologie che sono fondamentali. Diciamo, è tutto un po' basato su un modello
che abbiamo visto tante volte, che più o meno segue questo schema. Cioè ci immaginiamo le migliori menti del pianeta trovarsi nei templi dorati della conoscenza, inventare cose che cambiano la nostra vita, sviluppare tecnologie che prima erano solo nei libri di fantascienza e creare grandi aziende che cambiano poi il mercato. Questa è una visione, come dire, un modello molto amato nel mondo anglosassone, che secondo me però ha delle lacune, e mi piace parlarne qui perché è l'altra metà, diciamo, è il mondo dal basso, è quell'innovazione diffusa fatta di persone che hanno nomi sconosciuti e che però hanno un fortissimo impatto sui loro territori e sulle persone con cui lavorano. Infatti, gente con cui lavoriamo noi, i progetti di cui mi piace parlare sono questi, sono i progetti fatti con Recoup, che è un'associazione su Milano che recupera gli eccessi alimentari per donarli poi alle persone che ne hanno bisogno, evitando sprechi, evitando inquinamento, ma anche fornendo un servizio. Con loro stiamo facendo un sistema tecnologico, un'infrastruttura che serve proprio a gestire queste donazioni per evitare gli sprechi. O la Fondazione TOG, che lavora con bambini con patologie neurologiche, e insieme a loro abbiamo sviluppato un sacco di ausili per consentire a questi bambini di giocare, di comunicare o di scrivere. Così come il progetto che ha visto coinvolto anche il professor Micelli, la collaborazione con tutte le realtà del territorio milanese che si occupano di economia circolare, ma in piccola scala. Cioè le sartorie sociali che recuperano gli abiti, li sistemano e li donano o li rivendono, così come chi sta ragionando su come affrontare il problema della plastica. Tutto questo mondo è un pezzo di mondo di innovazione che tante volte non vediamo, e invece è potentissimo. E sempre oggi la formazione deve sbloccare un po' la situazione in cui ci troviamo, ne abbiamo parlato tante volte, quindi il cambiamento climatico che impatta tutte le nostre vite, la pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, ma anche i sistemi su cui abbiamo sempre fatto affinamento e che abbiamo scoperto non essere così affidabili nel momento del bisogno. Tutte queste realtà, tutte queste sfide che vi ho citato, secondo me, sono risolvibili solo se c'è un attivamento, un'attivazione, un cambiamento che coinvolge tutti. Cioè non è possibile sperare che una tecnologia da sola, un'azienda da sola, una ricerca da sola smuova tutto questo. E la Maker Faire è davvero il posto in cui questo tipo di cambiamenti raggiungono tutti. Perché il cambiamento a volte lascia indietro delle persone. E l'abbiamo visto quando parlavamo di digitalizzare la scuola, di DAD o di eventi che diventavano interamente digitali. Bellissimo per chi riesce a seguirlo. Però c'è un pezzo di popolazione che a volte viene dimenticata, e questo è un errore gravissimo, perché non possiamo implementare un cambiamento che impatta tutti senza tutti. E l'altra cosa che spesso sentiamo dire è che a un certo punto arriverà qualcosa, una tecnologia che ci consentirà di cambiare i comportamenti, di caricare direttamente nel nostro cervello le informazioni e di imparare cose nuove senza fare fatica o senza metterci l'interesse e la volontà di farlo. Quello che tutti noi chiamiamo l'eroe della storia, quindi la speranza che arrivi qualcuno che sa esattamente come si fa e risolve i problemi lui. Questo non è una cosa in cui io credo molto di più nella possibilità che le persone siano il protagonista della loro storia e l'insieme di tutte le storie crei il cambiamento. E così ho deciso di raccontarvi un po' di storie piccoline di persone normali che io ho incontrato in questi anni anche attraverso Maker Faire, e la volontà è proprio quella di condividere l'impatto che la formazione ha e il tipo di formazione che si fa nel mondo dei Fab Lab e nei Maker Spaces. E sono storie normali, sono storie quotidiane. Nicola, per esempio, secondo me è un bel esempio di formazione involontaria. Lui aveva un progetto che gli piaceva, che ha iniziato a sviluppare nel 2013 o 2014, se ricordo bene, ed era un caricabatterie solare con un sistema di inseguimento. Il progetto è ancora in corso. Lui ogni anno fa delle piccole migliorie
e ogni anno imparo qualcosa di nuovo. L'ultima volta che l'ho visto, quello che mi ha detto è stato: sì, il progetto lo porterò avanti, ma nel frattempo ho imparato a usare i software, a parlare con i fornitori, a disegnare progetti producibili, e mi ha assunto un'azienda che fa radar, uno spin-off del Politecnico. Oppure la formazione informale, quella che non si può fare nelle scuole perché le scuole non ci sono o uno non può frequentarle. Lei è Hariri, una ragazza che si trovava in Gibuti, una migrante, l'ho incontrata in un progetto qualche anno fa quando ho aiutato ad aprire il Fab Lab in Gibuti. È stata una delle prime ragazze a entrare in laboratorio. Il problema che spesso incontrano i migranti è che non stanno nello stesso posto a lungo e quindi rischiano di non fare formazione mai, spostandosi di mese in mese da una città all'altra e non essendo mai integrabili in un percorso, diciamo, continuativo. Questo progetto era proprio pensato per supportare loro. La prima cosa che ha prodotto quando ha imparato a costruire qualcosa è stata una targa col nome del padre, che non era in viaggio con lei e la madre, ma era rimasta, era rimasto nel paese natale. Hala è un altro bel esempio. Lei ha imparato a cucire con una macchina a controllo numerico in Maker Oasis, un makerspace dentro un campo profughi in Giordania. Ha iniziato a cucire questi pupazzi, questi giocattoli, inizialmente per i suoi figli, e poi hanno cominciato a chiedergli sempre di più di produrre questi giochi, e improvvisamente è diventato il suo lavoro. E non è un lavoro che qualcuno gli ha detto fallo così ti assumo, è una cosa che si è creata lei e che ora è l'attività che sostenta lei e la sua famiglia. Questo tipo di formazione permea tutti gli ambiti, anche quello, diciamo, ufficiale. Io insegno in NABA, queste sono alcune mie studentesse. Durante il corso di fabbricazione digitale che io gli faccio ogni anno, loro possono scegliere il tema. Io li guido un pochino, ammetto, ma hanno abbastanza libertà. E loro hanno fatto una ricerca, individuato un problema tipico per le ragazze nelle zone subsahariane, in alcune zone subsahariane, e hanno progettato dei kit per aiutarle ad autoprodursi gli assorbenti quando non possono comprarli. Questo evita che perdano i giorni di scuola, praticamente una settimana al mese, e evita l'abbandono, o riduce l'abbandono scolastico. Anche qua il loro focus non era la tecnologia, ma l'impatto che la tecnologia poteva avere. L'ultima storia, ultimo tipo di formazione, la formazione che accade quando mischi mondi diversi. Alessandro è un medico, aveva un'idea per fare un sistema per semplificare la tracheostomia. È venuto in laboratorio, l'abbiamo prototipato, funziona, l'ha brevettato, ha fatto i test, ha fatto i paper, ha fatto tutto quello che doveva fare. Però poi si è innamorato del nostro mondo e ha detto: io questo progetto mi studio come funziona bene la stampa 3D e voglio farlo open source, disponibile per tutti. Col fatto che ha continuato a lavorare su questo progetto e a studiare, a usare le stampanti che si è comprato poi negli anni, l'anno scorso, allo scoppio della pandemia, lui è stato il referente nell'ospedale che era in grado di produrre i pezzi che mancavano e anche dialogare con i tecnici per poter poi fare le modifiche ai progetti che erano disponibili online. Queste sono solo alcune storie, potrei raccontarvene centinaia e chiunque qua potrebbe raccontarne altrettante, perché tutti noi impariamo, è proprio una caratteristica dei maker. Come maker dovremmo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, magari cercando di aumentare ancora di più questa contaminazione, di aiutare mondi diversi a dialogare tra di loro. Però non è solo il mondo dei maker, la trasformazione di cui abbiamo bisogno passa da tutti gli attori qui presenti, dalla politica, che deve capire qual è il valore di questo mondo e capire come integrarlo e non soffocarlo, o le università, che possono lavorare molto nel creare programmi ibridi, dove si può fare innovazione mischiando tecnologie e materie umanitarie, oppure appunto il mondo della medicina e della salute.
le scuole stanno facendo tantissimo, pescare negli ambienti vicini alla scuola è un modo di creare connessioni con il territorio. E naturalmente le aziende, abbiamo parlato della trasformazione della formazione professionale, ma c'è anche una trasformazione della formazione personale, delle persone che possono acquisire skill legate all'innovazione e a un modo di pensare propositivo utilissimo in azienda. Io quindi vi saluterei con quella che è un po' l'opinione che mi sono fatto negli anni su perché è così importante fare attenzione al valore della formazione. La formazione deve rimanere un mondo inclusivo e diffuso, non è un cambiamento che possiamo fare solo grazie ai grandi centri di ricerca che sono fondamentali. È fatta di tantissime piccole storie di persone che sono dei protagonisti ma non sono degli eroi. Non è una cosa in cui possiamo delegare agli altri questo problema da risolvere. E ognuno ha davvero una parte da fare. Quindi spero che accogliate questa richiesta e continuate a sperimentare nel mondo della formazione del making. Grazie. Grazie, grazie Filippo Bassi. Enrico ha parlato di... del cambiamento che ogni tanto lascia indietro qualcuno, e poi ci sono quei cambiamenti che invece arrivano da lontanissimo e ci sembrano lontanissimi, invece riguardano tutte le nostre vite, la nostra quotidianità più di quanto si pensi. È un onore adesso poter parlare con i prossimi due ospiti che abbiamo in collegamento insieme. Parliamo col capo della divisione di strutture, meccanismi e materiali dell'Agenzia Spaziale Europea, ovviamente l'ESA, Tommaso Ghidini, e con Luca Parmitano, che conosciamo. Amico del Maker Faire. Inizierei proprio, proprio dal colonnello Parmitano, perché sappiamo che ha degli impegni in agenda, e quindi Luca, comincio da lei. Innanzitutto una domanda, non so se era collegato prima, la nostra ministra per le politiche giovanili Dadone ha detto di essere una metallara nell'animo, siccome dallo spazio spesso il suo rapporto con la musica è venuto fuori, non so se possiamo fare qualcosa la prossima volta, magari un DJ set un po' più hardcore. Ma in realtà io già la settimana scorsa mi trovavo a Milano per un concerto per l'ambiente, era Rock for Climate, era un incendio su un palco a suonare per portare un po' l'attenzione ai cambiamenti climatici. Non era un concerto heavy metal, però era un concerto rock. Io ero lì da bassista, la prossima volta posso proporre qualcosa di un po' più spinto, non so, magari facciamo contenti tutti. Perché no, grazie. 366 giorni nello spazio. Luca, come è progredita la ricerca negli ultimi anni? Quanto velocemente? Perché da qui non ne abbiamo sempre contezza di quanto veloce vada nel vostro spazio. È difficile darne contezza perché la crescita è incredibilmente rapida. Di fatto proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il mio capo, che è il capo del Centro Astronautico Europeo. Abbiamo fatto un rapido resoconto di dove siamo con la Stazione Spaziale Internazionale. Dovete sapere che negli ultimi sei mesi per la prima volta abbiamo avuto 5 membri dell'agenzia, della parte occidentale delle agenzie, quelle che lavorano sui nostri laboratori per la maggior parte del tempo, 5 membri hanno incrementato quasi del 150% l'attività di scienza a bordo, per cui stiamo parlando di una quantità settimanale di scienza che ha rotto qualsiasi record. Sono ben contento per il mio collega Thomas Pesquet che è a bordo, ma se pensate che un incremento di 6 mesi sviluppa circa 200-250 esperimenti, almeno questo è quello che è successo per me nelle prime due missioni, potete immaginare che siamo veramente a un livello avanzatissimo di scienza a bordo, scienza che tocca tutti gli aspetti, dalla fisica dei fluidi all'ingegneria dei materiali all'osservazione terrestre, chi più ne ha più ne metta. Davvero non ho il tempo di parlarvi di tutti i tipi di esperienze che facciamo, ma passiamo dalla biologia alla biofisica, alla chimica, alla farmacologia, quindi
davvero c'è spazio per tutti a bordo della stazione. Il suo punto di vista privilegiato è la salute dello spazio e poi la salute anche all'interno della, dello spazio della navicella, no? Com'è? Perché anche lì c'è un'innovazione incredibile. Di fatto gli ultimi 20 anni di vita costante a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono serviti per capire cosa e come, come dobbiamo comportarci e cosa dobbiamo fare per far sì che si possa ritornare a terra dopo lunghi periodi di permanenza in microgravità e senza aver perso funzioni fondamentali. Sto parlando del nostro organismo preso nella sua interezza, ma le funzioni osteomuscolari e cardiovascolari. Sappiamo adesso, grazie agli studi che abbiamo fatto, grazie alle macchine che abbiamo a disposizione, che è indispensabile partire in buona forma, mantenersi in forma quando siamo in orbita e rientrare. A questo abbiamo aggiunto studi sulla dieta necessaria da seguire e recentemente alcuni tra gli studi più interessanti e più innovativi sono sull'aspetto neurologico, che forse abbiamo sottovalutato all'inizio delle nostre missioni perché magari i risultati non sono o gli aspetti non sono così evidenti, ma che abbiamo imparato ad apprezzare proprio negli ultimi anni. Interessantissimo questo aspetto. Tra l'altro ci si concentra probabilmente spesso più sulla riappropriazione della vita quando uno torna, no? Com'è? Che esperienza è? Anche quella è un aspetto che viene indagato meno o no? In realtà no, perché dipende da ognuno di noi. Tra l'altro è stata una sfida negli ultimi anni, a partire dal mio rientro, quando subito dopo il rientro a terra sono entrato anch'io nei vari cicli di quarantena e distribuito fra vari paesi, tra Germania, Italia, Stati Uniti, così anche i miei colleghi rientrati proprio nel mezzo dei vari isolamenti ai quali siamo stati sottoposti per necessità, per cui il nostro riappropriarsi della vita non è stato diverso da quello che vediamo adesso in giro per il mondo. Tutti stanno provando a riapprovarsi alla vita, a farla ripartire in base a quello che è possibile fare e con le precauzioni dovute per fare in modo che questo riapprovarsi possa continuare nel tempo. Quindi credo che questa sia una sfida che abbiamo affrontato a livello globale e che stiamo ancora affrontando. Grazie mille Luca Parmitano per essere stato con noi e do la parola a Tommaso Ghidini, che ho avuto il piacere anche, ci siamo incontrati sempre virtualmente. succede così. Prima un'ultima domanda però in realtà per Luca, che viene proprio dall'intervista che facemmo con Ghidini, così vediamo se concorda Parmitano. Ghidini mi ha interrogato sulle fake news e su quanto potesse essere infastidito uno scienziato quando legge certe cose. Mi parlava del fatto che lo spazio forse è preservato un po' dalla disinformazione, perché c'è un rispetto. Concorda? Allora, più rispetto, almeno rispetto. Approfitto per salutare Tommaso, che conosco benissimo e che con il quale sono contentissimo di condividere lo schermo, è un carissimo amico e sono veramente orgoglioso di poterlo salutare qui. Per quanto riguarda le fake news, in realtà lo spazio è colpito dalla disinformazione, la misinformazione, tanto quanto gli altri elementi della scienza, ma per certi versi ci siamo abituati, perché se andiamo a vedere nel tempo tutte le notizie sui non allunaggio, sul fatto che non siamo mai andati sulla Luna, o sul fatto che io non sia un astronauta ma un attore, o anche parlare di terra piatta, di fatto ci coinvolge direttamente, perché parlare di terra piatta a un astronauta vuol dire insultarmi nella mia natura e nella mia professionalità, per cui di fatto esiste la fake news, se vogliamo dire in inglese, o la disinformazione anche per il mondo spaziale, ma poiché lo spazio è una parte piccola della scienza, forse non distribuita a grandi numeri come altri aspetti
magari la sentiamo un po' di meno, o forse siamo semplicemente più abituati a scartare queste baggianate, a metterle da parte anche con un senso di ridicolo, ma il danno è altrettanto grande ed è altrettanto reale per l'informazione spaziale, così come per il resto della scienza. Grazie, scusatemi se vi ho trattenuto. Anzi, un piacere. Assolutamente, anche per me è un piacere poter rispondere. Sono argomenti importanti vi ringrazio dell'invito, ringrazio i ragazzi che sono da sempre, continuo a dirlo, il mio pubblico preferito è quelli ai quali è necessario rivolgersi con più costanza e con apertura. Se volete io ho ancora qualche minuto qui, non mi dispiacerebbe restare per magari Tommaso. Noi siamo io spero di vederti presto stampato 3D in 3D davanti a me. Intanto magari attrezziamo, mandiamo la richiesta a qualche maker che sarà qui in fiera, sicuramente intanto un parmitano in 3D stampato viene fuori, vorrei rassicurarvi, non ho dubbi su questo. Tommaso Ghidini ha recentemente tra l'altro pubblicato un libro, Homo Celestis, e leggendo di questo ho letto una sua dichiarazione molto interessante. Parlavamo di scienza, di storia a proposito di dell'informazione. Lei ha detto: se i dinosauri avessero avuto un'agenzia spaziale, oggi sarebbero ancora con noi. Perché? Mi ha colpito molto. È un modo di dire molto nostro, nel quale io credo completamente, naturalmente, penso che anche Luca condivida, e cioè sarebbero ancora tra noi perché noi sappiamo che i dinosauri sono stati estinti dall'impatto con un asteroide tra l'altro crudelissimo, perché non soltanto aveva un diametro di oltre 10 chilometri, quindi un mostro dello spazio gigantesco, ma in più è entrato nell'atmosfera terrestre con 60 gradi di inclinazione, che è la peggiore inclinazione possibile, perché questa è quella che crea la maggior, diciamo, quantità di detriti su tutta la Terra. Il 75% delle specie animali sono state cancellate, tra le quali naturalmente i dinosauri. Ecco perché io dico, noi diciamo, se avessero avuto un'agenzia spaziale ci sarebbero ancora, perché contro un evento di questo tipo finora nessuno poteva farci nulla. Cioè, questa è una minaccia che ci viene dallo spazio, contro la quale noi non avevamo armi, se non osservarlo e capire che sta arrivando verso di noi. Bene, ora la NASA insieme all'Agenzia Spaziale Europea, e di questo sono molto orgoglioso, sta realizzando una missione che si chiama DART, la parte NASA, e ERA, la parte ESA, con la quale per la prima volta nella nostra storia ci creiamo la tecnologia per deviare il corso di un asteroide. Quindi è la diciamo, missione di protezione planetaria più importante che l'uomo abbia realizzato fino adesso, perché ci proteggerà tutti contemporaneamente dalla minaccia più grave che lo spazio ci può presentare. E come lo faremo? Lo faremo con un arco e una freccia praticamente, cioè la NASA lancerà una freccia che si chiama DART contro un asteroide test che si chiama Didimo e la sua luna che gli sta girando attorno. State tranquilli perché Didimo non sta venendo verso la Terra, non ha nessuna intenzione di farlo, ma è un target ideale perché non è 10 km di diametro, quello è troppo grande per questa tecnologia, per quello ci vorranno altre tecnologie di cui, se volete, ne parliamo, ma questa invece tecnologia si occupa di asteroidi che hanno una probabilità più alta, diciamo, di essere una minaccia, e che sono quelli sotto il chilometro di diametro. Per questi la soluzione è una freccia che colpisce in questo caso la luna di Didimo, cambia la velocità di rotazione della luna di una frazione infinitesima, e questa variazione nel sistema binario luna e asteroide deflette la traiettoria dell'asteroide di 6.000 km. Se noi pensiamo che il diametro della Terra è 12.000 km, dovunque Didimo dovesse decidere di andare verso la Terra, cosa che non fa e non ha intenzione di fare, ma anche se fosse nel punto più sfavorevole, cioè esattamente nel centro, i 6.000 km di deflessione ci farebbero salvare. Subito dopo arriva un satellite nostro che si chiama ERA, un satellite straordinario, perché validerà la missione, cioè ci dirà di quanto effettivamente la velocità della Luna è cambiata e della coppia asteroide-Luna,
ci dirà quanto l'impatto ha creato un cratere sulla Luna, in modo da calibrare l'arma, diciamo così, e avere poi l'arma sempre pronta per qualsiasi asteroide dovesse decidere di venire verso di noi. Grazie Ghedini. Io le chiedo una cosa velocissima prima di chiudere. Mi dice di tutte le tecnologie che di fatto nascono nello spazio e noi utilizziamo tutti i giorni, lo chiedo come una battuta velocissima a entrambi, qual è la sua preferita? Lo so che è difficile perché praticamente è tutto quello che usiamo, però una. Ma io credo che più di una tecnologia, direi le missioni di osservazione della Terra, quelle che ci permettono di preservare il nostro pianeta, di capire, diciamo prendere il polso, prendere la temperatura del nostro pianeta, lo stato di salute, aiutarci a intervenire per correggerlo, e certamente la Stazione Spaziale Internazionale, che ci permette di viaggiare nello spazio e poi andare sulla Luna e poi andare un giorno anche su Marte. Grazie. Parmitano? Io sono molto orgoglioso dei sistemi che abbiamo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per il riutilizzo e il riciclo delle risorse, quindi tecnologie per la creazione di energia elettrica utilizzando il sole, il riciclo dell'acqua, di tutte le acque che abbiamo a bordo, e in futuro spero anche di altri sistemi assolutamente necessari, per esempio l'atmosfera a bordo della stazione, che al momento dobbiamo ogni tanto reintegrare con aria dalla Terra, ma che ricicliamo in massima parte. Quindi sono le tecnologie di riutilizzo e di rinnovo che secondo me cambieranno un po' il futuro della Terra. Grazie, ecco, tra l'altro ricordiamo, come ci avete dato degli ottimi spunti per ricordare, a proposito di disinformazione, che l'ESA fa scoperta ma guarda costantemente alla salute della nostra Terra, e questo anche per consentirci appunto di vivere in un mondo migliore. Grazie mille per il vostro lavoro, Tommaso Ghedini, Luca Parmitano, grazie dalla Maker Faire. Grazie a voi, ciao Luca, a presto. Ciao Tommaso, ciao a tutti, buona serata. Arrivederci, buona serata. Mi piace tantissimo questa cosa, che si sono incontrati così, ciao, davvero due amici, magari poter prendere una birra davvero con due amici così. Continuiamo a parlare di spazio e di noia nello spazio, di come la noia porta anche evidentemente a pensare e a produrre degli spazi diversi. Lo facciamo insieme a Rafi Chakarian, space designer e professore del Dubai Institute for Design and Innovation. Welcome Rafi. Thank you, Diletta. The stage is yours. Thank you very much. Thank you. It's really amazing to be here today. It's an honor to be surrounded with people like you, special guests, and after this intervention, I mean, it's really unusual. And thank you, Maker Faire, for inviting me. The last time I was here at Maker Faire, it was in 2019, actually. And the world has changed since then, right? We are living completely a new normal. We are, if you think about it, we were living as analogous as astronauts, right? We were waking up in the mornings during the quarantine. And at some point, so we were making our coffee, deciding if we are going to leave our pyjamas or wear a suit, or at least half of it, and we're going to our computers and maybe staying in bed, or maybe going to the kitchen, or maybe going to the balcony. So this was good in the first week, right? We were a bit afraid about the situation, but eventually we were also at the comfort of our house. The second week, well, we started to change the decoration in our house, right? Because it was becoming somewhat annoying. However, the third week, things started to hit us. It started to become monotonous. And at some point, our routines were becoming monotonous. So we started to change our routines. And issues of monotony and boredom are, in fact, one of the non-spoken dangers of human space exploration. And I will go back there on how designers have an important role to create the support systems to mitigate just that. My role as a designer in the field of aerospace started in 2008 with in the company Architecture and Vision,
together with Arturo Vittori and his brother Brigadier Roberto Vittori, the astronaut. So back then we were working a lot on bases on the moon, Martian missions and so on, but we weren't speaking about mass access to space. If you think about it, in the past few months, private citizens are accessing space continuously, right? From Virgin Galactic to with Jeff Bezos at Blue Origin, and lately Inspiration 4 with SpaceX. And this is will become a reality down the line, because for the first time ever, we have reusable launch vehicles, which means we send people to space, we land, we refuel, we go again. And this will create a huge issue for us in the near future, because these people are not trained to live in space. These people don't have the same training as astronauts that go through years and years of training, right? And this is where the role of designers will be of the utmost importance. Today, these astronauts, when they are living in their environment aboard the International Space Station, they are also, you know, they have their working hours, their eating hours, their sleeping hours, and they are in this confined environment with a lot of monotony, monotonous situations, whether they are, it's their routines or their fun time, right? One of the things they like to do is pass some time inside the cupola, looking outside of the window. In fact, the idea of putting a window inside the space station started with the father of industrial design, Raymond Loewy, back in the 70s in the Skylab, in the American Space Station. And he fought with the engineers to do just that. So you look out the window, you have our beautiful planet. It changes you completely with the overview effect. However, after that, the moment we distance ourselves from our planet and we start, and humankind starts to explore our solar system, we look outside of the window and we are not going to see Earth. What we are going to see is that tiny dot. This is from the mission Cassini a few years ago. So what are we going to do? How are we going to combat situations of monotony and boredom when we don't have the support systems, right? And this is what we're trying to do as designers, and I'm going to show you some examples. Now, we can't build monolithic structures and send them to space anymore. We cannot foresee the creation of, we cannot foresee to design systems and foresee every single solution to unforeseen problems, right? So there are a lot of analogous Mars missions happening here on Earth. And in the case of Mars 500, they trapped 6 astronauts inside this simulation. And after 2 years, these astronauts were losing their mind. They were sleep deprived. They were in a situation of depression. Inspired from such situations, a few years ago, we created this special artificial intelligence mirror that is capable of reading your emotions, and it interacts with you based on how you're feeling. So it changes the color and also behaves in a certain way. So the idea is, what if we install such systems inside space stations in the future, maybe missions going to Earth, to Mars or distant planets, and to help astronauts to monitor them, to monitor their psychophysiological well-being, and in case, maybe even mitigate the problem in case the need arises. What if we change the environment based on their needs, the color, the sounds, right? Also, because you don't have a direct line of communication. During the Apollo 13, there's this famous saying of Apollo, we've had a problem. Well, the astronauts were near Earth, so they could communicate directly. That won't happen when you are on Mars or on a distant planet. A hello will take 20 minutes to go, and 20 minutes a reply will arrive 20 minutes later. So when you don't have a direct line of support, what do you do? So you need systems, you need to design systems in place to help these people and to make sure that that humankind can actually become a spacefaring civilization. Moreover, designers will be fundamental in using 3D printing technologies not only to fix problems that could emerge like it did in the Apollo 13, where they were trying to fix, to put a cubical filter inside a cylindrical porthole, but also to create giant structures. Imagine sending only raw material to Earth orbit and 3D printing just giant mirrors that are capable
of transmitting solar power 24/7. So this would be one of the ways to generate clean energy. But not only that, today, a couple of days ago actually, we started experimenting on how to use local resources to build on Mars. And in this case, we are, this is a small demonstration of me with my colleagues that we built this sand depositor. And the idea is to create 3D printable structures using just sand. And where I'm coming from Dubai, you have an abundance of sand, obviously. So we're not only 3D printing in space to mitigate unforeseen problems, not only in orbit, but also on outer planets. Tools of automation will be of the utmost importance if we want to become a spacefaring civilization. And my final, I would like to conclude with one final comment. As in there, I'm sure there are a lot of skeptics out there who say, well, why are we spending billions of dollars in space when we have pandemics here, right? I mean, we could use that money to make an improvement here on Earth. Well, I think the video might have stuck. Well, my answer to that is, if you look around you, most of the technologies that you are using today are coming from space. This is a small example of how you could see this Bedouin taking vials of vaccines to a remote location in the desert using technologies that were developed initially for space. Your computers were even initially, the microchips were made possible because of the Apollo missions. So most of the tech that we are using today is a direct derivation from missions to space. So with that, I would like to conclude. Thank you very much, and that's it. Thank you. Woo, thank you, Rafi. Abbiamo parlato di design, tra l'altro che bellissimo omaggio ha fatto la Maker Faire, di design, di spazio. E adesso continuiamo perché c'è... Ok, scusate, mi ero perso un attimo, vedevo già il collegamento nel monitor, mi sono girata. Tra l'altro cosa che non si può fare, quindi la mia regista Cristina Ghidini oggi mi bacchetterà sicuramente, perché è già collegato con noi il CEO of Design della Lago SPA, brand che conta una community digitale di circa 15 milioni di persone. Daniele Lago. Ciao, ciao diretta. Buonasera, buonasera. Abbiamo appunto parlato di design, per questo stavo dicendo, c'è sempre un filo che lega tutti i progetti della Maker Faire. E partiamo prima di tutto col capire come quella che era una realtà artigianale piccola, di piccole dimensioni, è poi diventata una realtà invece internazionale. Con questi numeri. L'abbiamo fatto con liberando proprio i makers che c'è in noi tutti, perché tra l'altro io davvero inizierei a chiamarlo, insomma, i creatori è un po' più interessante dei makers, dovremmo anche forse iniziare a credere un po' di più in un modello europeo, italiano, sulla costruzione del valore, senza prendere, abbiamo il Rinascimento, noi per cui possiamo permettercelo di chiamare no, il concetto dei makers come concetto di creatività. Io sono un talebano della creatività, perché credo che quando tu diventi creativo diventi felice e si scatenano energie impressionanti. Per cui noi siamo partiti 15 anni fa, magari anche con delle architetture sostenibili, la biofabbrica, tutti questi aspetti qua che poi si sono rivelate sicuramente interessanti, perché crei dei presupposti per generare valore. Però insomma, se poi se il tuo core business è salire gli alberi e assumi elefanti, sei fregato. Per cui devi davvero cercare di creare un fit tra la persona che fa un mestiere e il piacere che prova nel farlo. Per cui questo è un aspetto fondamentale, quindi abbiamo bisogno in Italia, ma nel mondo, di makers in tutti gli ambiti poi dell'umanità. Dall'organizzazione, dal plasmare gli atomi. Tra l'altro plasmare gli atomi è un aspetto interessante, perché... diciamo che lì non puoi innescare il concetto di fake news, no? Perché quando hai a che fare con gli atomi, con la realtà e la fisica, non,
non c'è fake news che tenga, e quindi insomma l'abbiamo fatto con un approccio. Credo che il tema della Maker Faire sia molto più interessante perché instilla degli approcci nel chi vi partecipa, nel messaggio che narra, rispetto poi al tema tecnologico che mi porta a pensare che in realtà, insomma, al di là delle stampanti 3D, poi abbiamo bisogno di creatori in ogni ambito. Quando il signore prima parlava dell'arco che con le frecce che spara l'asteroide, quello è frutto dell'ingegno, della creatività ed è frutto anche della passione, per cui anche i modelli educativi, quando prima Stefano parlava, Micelli, no? Dobbiamo sempre di più essere bravi a far sì che nel mondo, nel modello educativo, inneschiamo dei meccanismi che tirino fuori i talenti delle persone. Tutti abbiamo un grande potenziale creativo, piuttosto che immettere nozioni in maniera strutturale, no? Quindi dobbiamo essere bravi proprio a fare, più che push, dobbiamo fare pull con l'umanità, e ogni essere umano ha un potenziale creativo inenarrabile, come abbiamo fatto a raggiungere risultati anche attraverso e soprattutto la creazione di un modello di governance che ha a che fare con un treno a più motrici, nel senso che secondo me sono anche morti modelli di costruzione del valore che sono legati. Io vi parlo da Padova, nel mitico nord-est, dove c'era il classico paron, no? Il paron è morto, e quindi abbiamo bisogno di modelli di costruzione del valore che parlano di squadra, di empatia, di community. Noi parliamo, prima parlavi di 15 milioni, in realtà insomma abbiamo già superato abbondantemente quei numeri, e per cui lo fai cercando di costruire compassione, altro termine secondo me importante per generare poi creatività, generare futuro e prosperità, e questo qua secondo me è un aspetto molto interessante della Maker Faire, perché in qualche maniera inonda, no, per osmosi tutte le persone che partecipano, che comunque insomma la sentono, e con questo tipo di approccio che poi ha la capacità di fare la differenza poi anche in termini economici, ovviamente. Daniele, scusami, visto che hai parlato di trasformazioni, anche di lasciarci delle cose indietro, il periodo che abbiamo passato, la pandemia, a livello di progettazione di interni, in questo caso, quanto impatterà? Cioè, è una cosa che poi alla fine ci dimenticheremo, o avrà il tempo di sedimentare e quindi di creare anche degli standard diversi? È tornata una grande centralità dell'abitazione, della casa, e quindi questo sicuramente è un cambiamento forte causato dalla contingenza della pandemia, che secondo me forse rimarrà anche a medio termine. Siamo tornati ad avere necessità di maggiore flessibilità in ambito domestico, perché in alcuni momenti è diventata una palestra, un'aula, un ufficio e quant'altro, però credo che in realtà le persone siano sempre alla ricerca poi di qualità dove il Made in Italy può giocarsi una partita clamorosa, e quindi ben vengano i saloni del mobile, ben venga il design, ben venga questo aspetto anche del creatore come costruzione di una dimensione di una vita significativa, perché io ho due bambini piccoli di 5 anni, due gemelli, e vedo che loro entrano in una sorta di contentezza profonda quando creano i loro giochi, non quando glieli prendi, no? Allora questo aspetto qua è un aspetto secondo me sociale molto rilevante. Dobbiamo davvero essere bravi in tutto il modello italico a costruire questo aspetto dove, se tu diventi creativo, diventi una forza inarrestabile, perché tra l'altro fai anche quello che ti piace, spesso e volentieri, perché è una cosa che va molto d'accordo: non puoi diventare creativo se non fai qualcosa che ti piaccia. Questo è molto vero, la passione prima di tutto, e l'hai detto, e ne vedremo tantissima nei prossimi giorni di fiera. Grazie mille, grazie Daniele Lago per essere stato con noi. Abbiamo detto design e il cibo, ha bisogno di design? Ce lo dice la prossima nostra ospite, direttore accademico della Future Food Academy, Sonia Massari. Benvenuta Sonia.
Prima di tutto grazie per questo invito, grazie anche per tutti gli interventi prima dei miei che sono stati di grande ispirazione. E voi avete raccontato, gli altri docenti hanno raccontato come far passare i vostri studenti da dei sogni a delle realtà. Grazie. Dovessi definire io cosa faccio come docente, gli insegno a sognare, perché quando arrivano nella mia classe purtroppo, devo dire, i ragazzi non hanno sogni. E quindi per una volta dico, ok, godetevi la classe, proviamo a sognare e a mettere a terra quello che abbiamo. E oggi volevo parlare appunto del ruolo del design nell'agroalimentare e potevo presentare tanti esempi, ma ho deciso di presentarvi un approccio critico col quale inizio tutte le volte le mie lezioni, sia ai ragazzi all'università, ma anche ai docenti, ai ragazzi anche più piccolini. E faccio vedere questa slide qua. No, quella precedente. Ho spinto io una cosa che non dovevo spingere. E quella prima? Perfetto. Allora, questa slide qua la utilizzo ogni volta che devo iniziare a parlare di sostenibilità alimentare. In realtà qui ci sono 6 storie. E non me ne abbiate a male, ma sono delle immagini prese da internet, quindi sostanzialmente i nomi che dirò sono nomi totalmente immaginari. Allora abbiamo un Gino, che è un contadino, un agricoltore, un imprenditore agricolo, come vogliamo chiamarlo, che produce in maniera convenzionale da qualche anno, sta cercando anche di utilizzare un'agricoltura cosiddetta pulita, quindi senza l'utilizzo di chimica per i suoi fertilizzanti. Sotto abbiamo Jack, nome di fantasia, o colui che ha una serie di vertical farms, quindi aziende basate su tecnologia in acquaponica e utilizza l'e-commerce per la sua distribuzione. Poi abbiamo Michele. Michele è un ragazzo con una laurea in ingegneria, decide di lasciare la laurea di ingegneria per mettere nella sua passione, ovvero nell'apicoltura, tutta la sua vita, e l'apicoltura la sviluppa nel villaggio, nel luogo dove lui è nato e cresciuto. E sotto abbiamo Marco, invece Marco è un apicoltore cosiddetto digitale, ha una serie di arnie sparse per tutta Italia e ha un sistema di reti di distribuzione di miele lungo tutta l'Europa. Sopra abbiamo Francesco. Francesco è un produttore di prodotti tipici tradizionali. Lui si definisce un artigiano del cibo e ha una piccola media produzione, possiamo dire una piccola media impresa. Ha imparato il mestiere da suo padre e a sua volta suo padre l'aveva imparato da suo nonno. E sotto abbiamo Francesca. Francesca è una food designer che utilizza all'interno del suo laboratorio di Roma, un laboratorio di food design, la stampante 3D per progettare nuovi prodotti, nuovi strumenti che servono per un target ben specifico, che è quello degli ospedali. Perfetto, sono 6 storie con 6 personaggi, e la domanda che di solito faccio io a loro è: adesso io vi do 10.000 euro e dovete investirli, non li potete dividere e li dovete investire. Dove li investite? Nella linea sopra o nella linea sotto? Un investimento per il prossimo anno, quindi anche in uno slot temporale abbastanza ristretto, insomma, per il prossimo anno. Non ho tantissimo tempo qua, però mi piacerebbe vedere anche qui. Voi investireste sopra? Quanti sopra? Alzino la mano. Quanti sotto? Ok, per chi è a casa, tutti hanno alzato la mano per il sotto e una persona, e la indico anche, ha alzato la mano per il sopra. Perfetto, questo è quello che accade ogni volta che faccio questo esperimento in classe. E se anche quando chiedo le motivazioni sono diverse, tutte confluiscono in un concetto. Voglio investire nel futuro, di certo non investo i miei soldi nel passato. Ok? Dopodiché faccio subito un'altra domanda e dico: sentite ragazzi, adesso però vi do altri 10.000 euro, voglio essere generosa, vi do un buono pasto per comprare il vostro cibo per il prossimo anno, dove andate a spendere il vostro buono pasto? Faccio la stessa domanda anche adesso, avete un anno e un buono pasto, dove lo andate a spendere? Nella linea sopra o nella linea sotto? Sopra? Sotto? Ok, 3 sotto e tutti gli altri sopra. Ora, capite bene che potrebbe essere un paradosso, ma potrebbe essere anche un momento di grande riflessione, no? E di discussione. E infatti io lo utilizzo per fare delle riflessioni.
prima riflessione, questo non è passato, presente, futuro, questo è il presente, cioè questo è quello che noi abbiamo ogni giorno. E non sto rappresentando un futuro immaginato, è quello dove noi viviamo. Noi facciamo parte del presente, noi siamo parte di questo sistema e siamo parte anche del cambiamento. La seconda cosa, il paradosso, è che noi come domanda, quindi come consumatori, chiederemo a entrambe le linee la stessa cosa, un cibo sano, pulito e che ci faccia bene. Poi che venga prodotto in un modo o nell'altro non ci interessa, noi vogliamo un cibo che faccia bene, che ci faccia bene a noi. Terza cosa, entrambe le linee lavorano per un obiettivo, quello di sfamare una popolazione in crescita, utilizzando delle metodologie o comunque cercando di non finire le risorse, perché come sapete noi le risorse non le stiamo utilizzando troppo bene, anzi si dice che nel 2050 avremo bisogno di 3-4 pianeti per riuscire a sfamare tutti. Ora, questo giochino non è che lo faccio per dire c'è una risposta, oppure c'è un bianco, c'è un nero, c'è un giusto, c'è un sbagliato, ma la faccio più che altro per far capire dov'è che dobbiamo andare a investire allora. Quali sono i suggerimenti che ci dà questo giochino? Il primo suggerimento è dobbiamo investire nella formazione, dobbiamo investire soprattutto nello scambio di competenze, perché la riga sopra avrà sempre più bisogno della riga sotto e la riga sotto della riga sopra per poter andare avanti nello sviluppo di innovazione. Una transizione ecologica, di cui ne sentiamo parlare tutti i giorni, vuol dire scambiare competenze, vuol dire formare e vuol dire investire chiaramente in questo, in una formazione che probabilmente non è in classe, non è in un banco, non è con dei banchi molto spesso inchiodati a terra, ma è fuori, è in una formazione esperienziale o attraverso degli strumenti, perché no, che possono fare formazione. Perché a Gino gli chiediamo tutti quanti di produrre di più, ma in maniera efficiente. Allora Gino avrà bisogno probabilmente delle competenze di Jack, della tecnologia di Jack per poterlo fare, senza la chimica, senza i fertilizzanti che sappiamo benissimo essere il problema. E Jack, nell'emergenza, cosa può fare? Ha bisogno delle competenze di Gino, della storia di Gino e della cultura di Gino. Secondo punto, la biodiversità, le api. Cioè, se sappiamo che il 75% delle nostre culture sono basate sulle api, ma noi con l'inquinamento, il cambiamento climatico che abbiamo comunque creato noi e con tutte le problematiche che abbiamo creato, sappiamo anche che la moria delle api è in crescita. Cosa ci interessa se utilizziamo o no la tecnologia digitale? Basta che andiamo nella direzione giusta, cioè quella di preservare e conservare i nostri territori, il nostro pianeta, ma soprattutto convincere anche la popolazione, convincere le comunità che bisogna fare qualcosa, perché purtroppo la consapevolezza è una bellissima parola, ma non ce ne facciamo niente se non passiamo all'azione. Quindi benvenga il digitale o no, ma basta che si faccia qualcosa e l'azione. E infine la terza pensate, la più difficile, io insegno anche design, quindi è quella che mi sorprende più di tutte, perché i ragazzi quando gli dico volete mangiare qualcosa fatto da un robot, non lo vogliono mangiare. Quindi faccio una domanda, cos'è qui allora che abbiamo? Abbiamo la paura, e la paura per poterla passare bisogna studiarla e affrontarla, no? Come tutte le paure. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna cambiare quello che si dice essere il mindset. No, quando andate allo psicologo, se avete una paura, vi dice cambia mindset. Cambiare mindset vuol dire vedere le cose in una maniera diversa. Vuol dire avere chiaro che probabilmente la tecnologia ci può anche aiutare a mantenere delle culture alimentari che sono tradizionali, ma soprattutto potrebbero anche essere più sostenibili. Pensate all'utilizzo del digitale se lo usassimo con tutte le risorse che di solito sprechiamo. Oppure l'utilizzo di una stampante 3D per fare di un cibo sano anche un cibo buono e gustoso. A questa slide faccio seguire di solito questa e dico questo mindset è qualcosa che può essere aiutato, sviluppato, perché dietro quel Gino ci sono anche delle altre opportunità, ci sono le donne, ci sono i giovani, ci sono i cosiddetti driver of change. Quindi investire su Gino, o comunque sulla linea di sopra, vuol dire investire anche su altre opportunità. E attraverso un mindset più aperto potremo vedere che quelle api sono alla base delle cosiddette stazioni di biodiversità che vediamo adesso sparse attraverso le nostre città. E magari molti di voi non sanno neanche cosa sono. Sono degli hotel per le api, ve lo dico io. E terzo, ci possono essere degli strumenti che anche sul tradizionale, quello che per noi è quasi l'intoccabile,
ho messo il parmigiano perché è quello che proprio non vorremmo mai toccare, però anche l'intoccabile, in questo caso l'olio d'oliva, possiamo fare qualcosa di diverso, anche per preservarlo. E quindi immagino anche il packaging, come il packaging non ha una data di scadenza e il cibo sì? Perché il packaging non potrebbe avere una data di scadenza esattamente come il nostro cibo? Quindi tutto questo per dire cosa? Per dire sostanzialmente che noi abbiamo formato per tanto tempo i ragazzi a vedere la storia della sostenibilità alimentare attraverso dei limiti. Ma forse dovremmo concentrare l'attenzione nel fargli vedere questa storia della sostenibilità alimentare attraverso i valori, cioè i valori che gli uomini hanno dato, l'umanità ha dato al cibo. Di volta in volta questi valori cambiano, e un esempio l'abbiamo avuto molto recentemente durante il Covid, perché se ci pensiamo bene, durante il Covid i valori del nostro cibo sono cambiati. C'è un insegnamento che mi ha dato un'amica che lavora in ambiti di emergenza e mi ha detto: guarda, in emergenza non si progetta mai, perché quello che progetti è qualcosa a breve termine, però puoi studiare un sacco, puoi studiare le persone, puoi studiare quali sono le leve di valore che muovono e cambiano i comportamenti delle persone. E ci ho pensato, ho detto: ma sai che hai ragione, effettivamente anche il Covid ha delle grandi risorse, e studiando le persone durante il Covid si possono avere delle grandi idee nell'ambito dell'agri-food. E mi è venuta in mente una storia che condivido con voi, che è successa 20 anni fa. Appena laureata ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo di ricerca di design per una grande multinazionale. Questa multinazionale ci chiamò e ci disse: voglio il forno del futuro, 20 anni fa, tornate fra una settimana con un concept. La stessa domanda l'ha fatta anche alla sezione marketing, ok? Dopo una settimana siamo tornati, abbiamo lavorato e abbiamo detto: il forno del futuro per noi è il forno della famiglia. Ed eravamo molto gasate, avevamo studiato un sacco questa cosa. Arriva il dipartimento marketing e dice: il forno del futuro è il forno light perché salute. Light perché salutare, peggio mi sento. Ovviamente chi ha vinto? Oggi quanti forni light o salutari avete? Molti di più sicuramente che forni di famiglia, perché non è mai stata sviluppata come idea. Però durante il Covid, sapete qual è la domanda a cui ho dovuto rispondere di più? Durante le interviste, durante le lezioni. Ci può dire come mai la gente continuava a panificare e a fare pizze, pane e torte per un mese? Cosa è capitato nella testa della gente che gli è venuta di far torte tutti i giorni? Allora io sono tornata 20 anni prima e ho detto: ecco, il forno è l'unico strumento della cucina che era ancora lì, pronto a raccogliere quei valori familiari, di interazione, di socializzazione, di cui noi avevamo bisogno in quel momento lì. Però non era proprio costruito per la famiglia, però noi ci abbiamo provato, infatti tutti abbiamo ricominciato a fare quel tipo di attività. E pensate che durante il Covid tutti i dati ci dicono che nei paesi occidentalizzati le persone hanno sprecato meno. Allora, piuttosto che prendere il dato e lasciarlo, dovremmo guardare quali sono state le leve, quali sono stati gli elementi valoriali per cui le persone all'interno delle loro case hanno smesso o hanno ridotto il loro spreco alimentare. E su quello dovremmo progettare. Vi do io uno spoiler: uno è fare la spesa. Come fare la lista della spesa? Le persone durante il lockdown hanno imparato a fare la lista della spesa. Ecco, probabilmente dovremmo progettare degli strumenti che aiutano e esaltano questo punto. Quindi torniamo alla nostra domanda. Qual è e perché? Qual è il ruolo del design nell'agroalimentare? Il ruolo è un ruolo metabolico. Nel senso che il design è sempre stato lo strumento chiave per capire le complessità, per affrontarle e per trovare delle soluzioni. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno invece di fare metabolizzare alle persone dei concetti in modo che poi loro cambino dei comportamenti. Dobbiamo fare in modo, io dico sempre ai miei studenti, di progettare il mondo dei nativi sostenibili.
Cioè i nativi digitali, voi li conoscete bene, sono nell'ambito giusto per poterlo dire, sono persone che nascono e crescono in un mondo dove tutto è stato costruito in digitale e loro non hanno problemi a utilizzarlo perché fa parte di quel bagaglio culturale che loro acquisiscono fin dalla nascita. Ecco, immaginate un mondo in cui nasciamo e cresciamo dove tutti gli strumenti che noi utilizziamo sono stati progettati per essere sostenibili. Quindi mi immagino un design che vada sempre più a rendere, a metabolizzare alle persone la possibilità attraverso degli strumenti concreti e soprattutto a fargli capire che attraverso la loro dieta possono fare la differenza. E dall'altra parte far metabolizzare tutti gli attori della filiera agroalimentare per far capire loro che attraverso certi strumenti possono e devono lavorare in maniera sistemica, in maniera transdisciplinare. Io penso che il Maker Faire, e questa è la mia conclusione, ma anche un augurio che voglio fare, sia il perfetto esempio di una finestra sui mondi, ma dei mondi metabolici che possono in qualche maniera dare energia all'innovazione. Grazie. Grazie, grazie Sonia Massari. Abbiamo parlato appunto di metabolismo, di cibo, restiamo assolutamente sul tema con un ospite, un leader globale nel settore. Lui è stato il consulente degli ultimi due primi ministri israeliani proprio sulla strategia alimentare nazionale di Israele, è Managing Director Israel Good Food Institute, è con noi Nir Goldstein. Welcome Nir. Hi. Hi, Nir. I know it's not easy in few minutes, but I would like to ask you, can you explain how sustainability can drive our business? Yes, definitely. First of all, thank you for having me. And thank you. Congratulations on a wonderful conference, and thank you to the Israeli embassy for inviting me. And of course, it has to be economical, otherwise there is no industry. And I want to give you an example, the meat industry. And let's do something, dear audience, by a show of hands, who here likes to eat meat? Meat is delicious, chicken, beef, poultry, almost everybody, right? Now another question, imagine I have here 30 plates of food, pasta. Everybody's hungry now, right? Yeah. Now imagine I take 30 plates of pasta and throw them away into the garbage. Who thinks it's a good idea? No one. Even at home? I don't think so. No one. But this is what we're doing nowadays in the meat industry, because in order to get one calorie out of a cow that we consume, we need to feed the cow 30 calories. It's inefficient. And using new food technologies, we can make the food industry much more efficient. Nowadays, we can do it with alternative proteins. In Israel, for example, we are world leaders in creating meat using other ways. For example, we can create a steak, a cultivated steak, using taking one cell out of a cow or a chicken or a pig and growing them into real meat, but outside the body of the animal, in bioreactors. We can do it also with plants. We can take soybeans. We can take 3D printers like we saw here today before and 3D print meat. Those new technologies are much, much more efficient, and in fact, they are the most dominant growth engines for today's food industry. So to answer your question, yes. In just in 2020, we have seen more than $3 billion invested in those technologies. And most research centers view that by 2030, more than 10% of the world's meat industry, which is $2 trillion a year, will be made from alternative proteins. So this is definitely a huge economical opportunity. Quindi riuscire anche a mangiare carne prelevando una cellula e coltivandola, non negli animali, quindi rendere questo più sostenibile. Quindi chiedo a Nir quanto pensa che possa essere esportato di questo modello. Nir, do you think that which activities can be exported? Everyone, as you said. Yeah, we are in a very, very interesting moment in time for the food industry. Only since 7 years, 2015, we are starting to hear the term food technology, food tech. It's very new. So it took a few years for the research institutes
in Israel and in other places in the world. And now in 2021, 2022, we are starting to see more and more products go to market. This year was the first year that we have had cultivated meat being sold. Singapore is the first country in the world to sell it. We hope to be the second. But we need government involvement, because in food technology, we need a lot of research involved from different angles. And we see more and more countries investing. Just today on my way here, we saw that Denmark invested 1 billion crowns, which is about 170 million euros, in the research and development of plant-based foods. The same we have seen from the UK, from the US, from Canada. So it's all around the world. And I think it's a good opportunity to approach the audience here. We even have ministers from the Italian government, and ask, what is the role of Italy in the evolution that the food system is occurring? We know that Italy has a culture, a very, very developed culture of foods, the cheeses, the meat, everything is so tasty. I've been really enjoying my visit here. Everything tastes so good. But I want to ask you, what is your role in the new food system? How can we make sure that Italy brings its knowledge and tradition into the future of food? And this requires government strategy and the involvement of the industry. And we also need to think about the position of the farmers in the future of food. How can we make sure that small holding farmers in Italy and around the world are taken a part in the future of food? Thank you. Quindi Nir ci lascia con una sfida, dice: se voi qui che avete una grandissima tradizione culinaria, la nostra gastronomica di coltivazione e di colture, se volete entrare nel cibo del futuro bisogna che facciate e prendiate anche delle iniziative a livello governativo. Thank you for the challenge. Thank you very much, I appreciate it. Grazie Nir Goldstein per essere stato con noi, credo anche che ci rincontreremo nel corso dei prossimi giorni di questa Maker Faire. Fatemi salutare anche, visto che l'ha menzionati, tutte le persone che ci stanno seguendo durante questo streaming, grazie per essere con noi. Adesso è il momento di parlare di energia. Fusion and Energy Making the Difference è il titolo del contributo che ci porta sul palco Eliana De Marchi, responsabile dell'Enic Magnetic Fusion Energy Depth e della valorizzazione delle tecnologie innovative, che poi introdurrà anche Steve Jappel dell'MIT di Boston. Benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie mille intanto per averci invitato e per avermi fatto respirare questa energia bellissima che c'è stata durante tutto questo evento. Steve, con Steve ci colleghiamo dopo? Sì, sì, penso di sì. Mi confermate? Eccolo qui. Se volete, okay. Ovviamente sì, lo insieme. Se riusciamo a averlo così. Quindi eccolo qui. È una eccolo. Parte importante. Adesso vi proietteremo un po' più avanti nella realtà di un domani, ma non di un domani così futuro. Cercheremo di avvicinarvi all'energia da fusione, che è l'energia che alimenta il sole e le stelle, quindi un'energia riconosciuta da tutti, potenzialmente inesauribile, e carbon free, quindi senza emissioni, e sicura. È un'energia che farà la differenza quando sarà disponibile. Certo. Eni però crede che potrà essere disponibile, che ci sono adesso tecnologie e innovazioni che possono avvicinarci a questa forma di energia, e ha messo in piedi un programma molto 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 importante di accelerazione. Questo programma, per prima cosa, ha appoggiato la filosofia di MIT, che dice la fisica bene o male la conosciamo, dobbiamo approfondirla, ma non andiamo verso una fisica sconosciuta, investiamo in tecnologia. E ha creato uno spin-off, CFS, in cui Eni ha investito, che ha una roadmap, e lui è molto coinvolto in tutto questo, che ha una roadmap di realizzazione veramente, veramente sfidante. Si propone di avere l'energia disponibile da fusione per la prima metà degli anni 30. Oltre a questo, Eni però sta investendo anche in sviluppo di conoscenze, quindi in know-how development, e in
in programmi di ricerca che valorizzino la tecnologia, sia in Italia che all'estero, con tutte le eccellenze. In Italia siamo parte con Enea e le altre, praticamente le principali università italiane, del progetto che è in costruzione a Frascati, DTT, Divertor Tokamak Test Facility, che sarà una facility in cui tutti i nostri ricercatori potranno sperimentare la fusione nei prossimi anni, e anche con il CNR in un Joint Development Agreement. Con MIT, oltre alla startup, stiamo portando avanti un programma di accelerazione di tecnologie nei laboratori, e Steven è una delle persone che ha lavorato su uno dei nostri progetti, un progetto in cui lui ha creduto molto e che gli ha permesso di vincere il premio del DOE, Defense of Energy, il dipartimento americano, per l'innovazione, il premio per l'innovazione. E per questo avevo pensato che a McAfee era giusto raccontare come anche lui vede l'innovazione. Perfetto, allora le lascio la parola. Grazie Steve. Thank you Steve. Hi everyone. So, as you might know, I spent the last 5 years at MIT studying fusion and working with the folks at EMI. And what I want to do is, in the next 5 minutes, I want to tell you a bit about fusion energy, how it's a part of the fight against climate change, and three of the things that I learned about innovation from my time studying fusion at MIT. So let's start with lesson one, the importance of a vision. When I was getting ready to graduate with a bachelor's degree in physics all the way back in 2016, I started to wonder, what's next? What's next for me? So I started applying to and touring graduate schools, where I found out about a team of scientists and students at MIT that were studying fusion energy. These people came from different backgrounds with different specialties, but they all came together to study fusion because they believe in the vision that fusion could make unlimited energy without emitting any carbon dioxide or any other greenhouse gases. So even though there were a lot of places I could have worked for my PhD, I chose to join MIT because of this vision to fight climate change through innovation and through new technology. And from this, I learned one of the most important lessons about innovation, which is to always to make sure you find that vision, that bigger purpose for why you're innovating, something that that can unite people and to give them a reason to work hard, because that vision is what's going to help you find other great innovators and build up a team that cares enough to solve even the toughest challenges. So for the second lesson, finding a specialty. So in order to make fusion work, you need a lot of complex technology all to work together. For instance, first you have to have a plasma, which is something you have to heat up to 100 million degrees in order for it to be hot enough for fusion to occur. 7 times hotter than the core of the sun even. There are many people who have studied plasma for decades in order to understand how to make them hot enough for fusion, but that work still isn't done. Another thing. You're going to need magnets, and magnets that are strong enough to contain that plasma, taking all the individual particles that want to fly apart and keeping them close enough together long enough for them to fuse. At MIT, they actually just built and tested the world's strongest magnet for a fusion reactor on the way to making fusion energy a reality. That big step alone took a team of scientists and engineers years to design and build. Third, we need materials that are durable enough to shield the magnets and the rest of the device from high temperatures and from any plasma that would leak out of control of the magnets. Again, there are many scientists around the world who have been studying these materials for a long time. So with so many things to focus on, it can be really overwhelming to find a way for just one person to make a difference. At MIT, I found my specialty in one small area of the way those materials are affected by being in a fusion reactor. By really focusing in on that one small specialty, I was able to study things no one else had studied before, bringing us one small step closer towards making a fusion reactor work. And I even won an award from that research from the Department of Energy in the US. So this is the second lesson I learned. It's to find your specialty so that you can become an expert in something, even if it's small, and then use that specialty to help innovate in a way that other people can't. The third lesson, never be afraid to make mistakes. When I was trying to do something new at MIT, I would spend a lot of time trying to figure out exactly the right way to do it. Should I make a part this big or this big? Should I put the device on the bottom of my setup or on the top of it? Then I would put it all together just to realize there are 3 or 4 things I didn't think about anyway that I did wrong and then I needed to fix. Eventually, after doing that enough times, I realized that any time you're doing something innovative that no one has done before, you're going to make mistakes.
In fact, the mistakes aren't all bad. They're actually when you get to learn the most. Because when something doesn't work, when a part breaks, or when you don't get the result you need, that's when you have to dig into why it didn't work. In the long term, understanding why things didn't work and how to make them work next time is what helps you grow as an innovator. So that third and final lesson is not to be afraid to make mistakes when you innovate. So there's actually one final thing I learned from my time at MIT, and that's being an innovator in any space is really hard. Just ask anyone who's ever worked on Fusion. But if you remember to do the three things, to find a vision you believe in, to figure out how to focus on your own specialty to become an expert, and not to be afraid to make mistakes, it'll make it that much easier for you in your journey as an innovator. Thanks everyone, and happy innovating. Thank you. Quante volte, thank you Steve, thank you so much. Quante volte in questa sola conferenza d'inizio del Maker Faire è venuta fuori la passione, quindi anche come il germe sia anche nelle piccole cose. Grazie sì. mille. Grazie. Approfitto per ripetere la frase di qualcuno certo. che ha detto prima. Allora, quello che accomuna tutte le persone del Maker Faire, ed è vero, è che brillano gli occhi le persone che sono qui. A me è piaciuto tanto questo. Grazie per averlo sottolineato, perché in effetti noi qui abbiamo il privilegio di esserci fisicamente e quindi di iniziare a subodorare l'aria della Maker Faire, ma da casa in effetti non lo saldo. Tra l'altro ringraziamo chi ci sta seguendo in streaming sul sito di Maker Faire, ovviamente Rome, e anche su Repubblica.it. Vi ringraziamo perché sappiamo che siete in tanti. Abbiamo detto Maker Faire non tralascerà nessun tipo di arte, vi vogliamo far assaggiare un po' la frenesia di quello che sarà la parte dedicata alla musica con una rap roulette. Vediamo. Potrei farlo anche io, però. Rap roulette, Enzo Clementino, live and direct. Provo, e non ci sto dentro. Perché fra sto studiando bene. Yeah. Freestyle, sta rima che roppa, si copre critiche, non hanno capito, se faccio freestyle, mi sto frescema. Non c'ho roppa angla, Napoli romantica, rispetto po' Senegal, e vogliono stanno qua, wata wata pam pam. Maker Faire a Roma, Giotti Vannelli e tutta la fam, in questo studio da paura. Alla mia sinistra, the one and only, the fottuto number one, Clementino Iena White, ti amo fratello. E alla mia destra, lo special one, il numero uno, NC! Grande bro, è stato un grande piacere. E tutti i concorrenti. Eccoci, rap roulette, io mi sono distratta perché in realtà lo ero una rapper e quindi in realtà quando prima ho detto vorrei farlo io, segretamente speravo di poterlo fare, ma credo che Clementino e Co siano decisamente più titolati di me. Continuiamo a parlare di arte, di quella visual questa volta, è venuto a parlarci qui sul palco della Maker Faire un artista molto particolare che realizza lavori digitali e virtuali attraverso le reti neurali artificiali. Sofia Crespo. Welcome. Hello everyone, and thank you for having me here. And I would like to start by asking you to imagine a color that you've never seen before. Is that even possible? Embarrassingly enough, I have tried a lot of times to do that, and I never get tired of it. I wonder, is there any color that I can imagine that I have never seen out there? And wonderfully, one day I found out that there are creatures out there that can see colors that we aren't able to see. And as an artist, I wonder, as a visual artist, I wonder, what do the world look like to these creatures? For instance, the peacock mantis shrimp that you're seeing here. They have 12 to 13 photoreceptors, whereas we have only three.
that's like a lot more than we are able to see. So just imagine what the world looks like to these creatures. Okay, where am I trying to go with all of this? Some years ago, already like 3 or 4 years ago, I was introduced to machine learning. And I found out that one can create art using AI. I knew that there were some artists out there doing it, but once I started doing it, I became really obsessed with trying to figure out how I can use AI to learn about my own cognitive processes, to learn about how I see the world. And AI is kind of a mystified term in popular culture. Neural networks are just pattern extraction tools. They're just algorithms that are able to extract patterns from any data set that you give them. But that also means that they have a very limited imagination. AI cannot imagine anything that it hasn't seen before. It cannot imagine anything that isn't contained within a data set. So that means there is a discrete boundary to not just AI's imagination, but also our imagination. And when I was very young, when I was 5 years old, I went to a 3D cinema with my parents, and I saw a jellyfish in 3D swimming really close to me. And for some reason, I got really, really scared. I thought for a moment that jellyfish was real and that it was going to attack me. And long story short, as a teenager, I developed a real phobia to jellyfish. So I wouldn't go in the water when I saw there were jellyfish there. And later on in life, as an artist, I found myself being really inspired by the textures of jellyfish, and I couldn't understand why until my mom repeated to me this story from my childhood. So that means that I transformed something that I lived to create art with it. And similarly, I create a data set for a neural network to learn the textures of jellyfish and extract them for me so that I can make my art. And these are some of the artworks that I make. These are from a series called Neural Zoo, which started in 2018. And a lot of them are just textures using a technique called texture synthesis and a neural network called a convolutional neural network. I use them to create like dreamy ocean textures and to just combine these textures that I liked so much. Of course, like there's a big part of the process which is curatorial, because as in generative art, we can always generate thousands of iterations of each of these images. And in fact, I do have thousands of different variations, but these are the ones that I chose because I liked. So I like to believe that there's a very intuitive aspect to all sorts of generative art as well. For that reason, I disagree with the idea that the artist is the AI. I think the artist is always human, and it is humans who have written all these new algorithms and who have developed these new technologies. So Neural Zoo eventually evolved into a collection of different creatures, not just jellyfish and aquatic, but also birds and insects. And it eventually became a series of another series that reflects on how we saw the world before we were able to photograph it. Before we had cameras, humans had to look at nature and take patterns from it that seem relevant to study for biology or for an archive, and to illustrate them by hand. So I wanted to kind of merge these two worlds and create new works with them.
dreaming new speculative forms of natural history. So I'd just like to leave you with a question of what is the true boundary of imagination and what does augmented creativity look like? Not just in the future, but now, right now, in the present. Thank you. Thank you, Sofia Crespo. Quante cose, Michel Ferre, abbiamo fatto un giro nell'arte e musica, adesso l'arte e visual, i prossimi giorni saranno ricchi davvero di ogni cosa, non possiamo però salutarci prima di parlare dell'innovazione in ambito medicale. Michel Ferre ha sempre un occhio di riguardo e questa volta, a proposito di ospiti internazionali, per parlarne su questo palco c'è la professoressa di medicina fisica e riabilitazione all'Università della Pennsylvania, Michelle Johnson. Welcome, chef. Buonasera. That's as far as I remember my Italian. That's actually not true. I spent 2 years here. So I know a little bit more. So thank you for having me. When I think about the future of rehabilitation robotics, may I get the clicker, please? Thank you. When I think about the future of rehabilitation robotics, I imagine actually two words that I want to see as a part of it. Inclusivity and affordability. And why do I say this? I think our, you know, as because of COVID, infectious and non-infectious diseases are ravaging our society. And if they don't kill us, they tend to make us disabled. And living and having to live with impairments as a result of COVID will allow us to have difficulty in our everyday lives. Now the problem is when we have this growing number of people with disability and we're still combating the fact that we don't have enough people to take care of those of us who may have an impairment, we end up with this gap in care. So take for instance stroke. So stroke is something, a cardiovascular accident that might result as a result of complications due to hypertension, HIV, and now even COVID. We're finding that COVID might increase your chances of having a stroke. Now there are about 16.9 million stroke survivors worldwide. And if you have a stroke, you stand about two-thirds of the person that have a first-time stroke will end up with physical and cognitive disabilities as a result of the stroke. This is my grandmother. She looks fabulous, right? She was born in 1914, and she was born in the island of Jamaica. And when my grandmother was young, she was a seamstress, capable, fabulous. And in 1994, my grandmother had a stroke. It was devastating. But fortunately for her, grandmother was in the United States, so she got the best of care. And then though, when I keep thinking, well, what if she wasn't in the United States? What would that care look like? And I realized, and I did some stats, and I realized that if my grandmother had still stayed in Jamaica, she would have probably had a stroke 16 or 15 years before she had it at 79. And then she would have probably been 5.4 times more likely to have died of that stroke within 3 years of having the first time stroke. And then I also found out that because of the, there's about a 12-fold decrease in the ratio between patients, or actually increase, so there are more, there are less therapists to each patient who has a stroke, so there are less people likely to be able to take care of her. And there's about a 30-fold decrease in the amount of money that is spent on healthcare in Jamaica.
Therefore, she would have probably had less access to inpatient rehabilitation, outpatient rehabilitation, and the ability to get the therapy three times a week for what, 12 months as required by the World Health Organization. So when I think about those odds, I'm actually like excited and feeling fortunate that my grandmother was in the United States when she had a stroke, but at the same time I'm sad by the almost 70% of stroke survivors who are born, who when they have a stroke, live in low and middle income countries where access to care is quite limited. So this is my area, rehabilitation robotics. And I think of rehabilitation robotics as being super promising. This is an area that in the United States, in places like Italy and Japan, has given us encouragement and declared that there's a promise for maybe supporting stroke and people with disabilities in the future. Now, when we think about these robots, though, we ponder kind of their development, we're aware of a couple of things. One is that most of them are only available in high-income countries. Most of them, and when there's actually a recent study that came out that showed that 95% of the activity with these robots are happening in these high-income countries. And the study also concluded that these robots are quite expensive and not really affordable for low and middle income countries. And then it also suggests that what might be of hope, though, if we could figure this out, is being able to automate interventions and robot therapies, and maybe even leverage better the time of rehabilitation professionals and their efforts. So if we could make them more affordable, that would mean that we could possibly transform rehabilitation after stroke. Another thing that is actually something that we find out is that most of the time these robots are only treating people with motor issues. But what's true about stroke and most diseases is that the average person that survives them and live with a disability often have other issues involved. They often have cognitive impairments. They are also living with comorbidities that make their care complex. The other thing that we should realize, and that we have realized when we examine these rehab robots, is most of them are mechanically complex, huge, so there's a space issue when you try to use them in low resource settings and in developing countries, and they're usually so expensive that they're outpricing the ability to afford them in these developing and low resource settings, developing countries and low resource settings. So this is why I suggest that the future of rehab robotics must consider and use and be able to target inclusivity and affordability as our future very, very important targets and design. So how have I operationalized this? And in terms of the near future, what I'm hoping to see and build a future that I want. So I've been working in Mexico and in Botswana, and I've been thinking about how to use or create robots that could be more affordable and also more inclusive. For example, this might have been about 10 years ago, working in Mexico, we decided to create a haptic robot training environment using gaming. And then we combined that robot with about five other sites or stations within this small room. And we designed, to get the affordability part, we decided that we would create the entire six station gym to be less than $29,000 US, and that it would be able to be operated by one clinician
one technician, and then six patients can get their workout on in the gym. And what we found when we did the study that was that patients were happy, they came back often, and they didn't want to stop the therapy. So it was a success, but it was still quite expensive. And it was in Mexico that I found that affordability is relative. And this is the definition of affordability. It is what the person can afford. So what is affordable in Mexico is not necessarily affordable in the U.S. Actually, it would be the opposite. What is affordable in the U.S. is not necessarily affordable in Mexico, where the average income of a person is five times less than what is in the U.S. And then what is affordable in the other country that I've been working in Botswana, is even two times less than what is affordable in Mexico, and therefore 10 times less than what's affordable in the U.S. So one of the things that we did after our work in Mexico is to reimagine this gym to maybe be something a little bit more affordable. And our goal was that it would cost less than $3,000. So right now, we're working in two places in Botswana. And Botswana, remember, is in sub-Saharan Africa, where there is a high level of HIV. And a third of the HIV persons living with HIV have had a stroke, so there's a high level of both motor and cognitive impairments. So in the hospitals there, we've been trying to think about how do we be able to test the feasibility of bringing robots to low and middle income country like Botswana. So one of the things that we've had to do was try to figure out how do we make our algorithms more inclusive? How do we make the fact that we can evaluate people that have both motor and cognitive impairments, for example, more easily? So we've created new algorithms. I just graduated one of my PhD students and thinking about how cognitive and motor assessments can be done via our robotic systems. And so this is an example of us testing patients in the USA and the patients in Botswana. More recently, we've been actually working with colleagues here in Rome at Campus Biomedica de Roma, and at the Zolo Lab, we've been collaborating on rethinking how to be more affordable. How do we get rehab robots that are more affordable? So we've been using this idea of reconfigurability and modularity. And so we developed together this system we call PentaRob. And the idea is that by thinking about simple modules, we can reconfigure them into more complex spaces. So this spirit of innovation that I see here at Maker Faire, and I've heard in all the talks that have gone before me, is exciting to hear about. And one of the things that I want to do is that, and I want to encourage us, is to harness this spirit to be able to make rehabilitation robots accessible to all. And I think that we can harness this to make people like my grandmother don't feel like they have to move to Italy or the United States in order to get their care. Thank you. Okay. Michelle Johnson, this applause is for you. Thank you for being here. Siamo arrivati in coda a questa conferenza di inaugurazione dei Maker Faire a 9 anni fa, lo abbiamo detto all'inizio. C'è stata un'azienda, la Camera di Commercio di Roma, che ha avuto un'intuizione, ma soprattutto ho avuto il coraggio di sostenerla. Quell'azienda è Nova Camere e posso chiamare sul palco il direttore Massimiliano Colella, cioè l'uomo che quando che tutti salutano, perché qui è l'istituzione. È così, lo sappiamo. Non si può andare in giro con te, perché no. Ciao, 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 lo fermano, poi suona il telefono, poi
No, perché c'è sempre qualcosa che non va, quindi quando chiedono qualcosa che non va, dice Massimiliano aiutaci, manca questo, manca la presa elettrica, quindi no. No, no, io vi ringrazio, voglio chiudere subito perché purtroppo ha fatto sole, caldo fino a ieri, oggi è arrivato improvvisamente un tempo freddo, il ponte l'altro giorno, l'acqua per sì, due giorni, vicino, va bene. Ho detto che domani e dopodomani forse arriveranno cavallette e locus, così finiamo questa mega fair nel migliore dei nodi. No, ringrazio tutti gli speaker, ringrazio Eni per averci concesso questo splendido spazio che abbiamo aperto per la prima volta al pubblico, peraltro Eni è il nostro main partner, ringrazio tutti gli altri sponsor che ci permettono di fare questo, Sanofi, Unicredit, Arrow, Sonia, c'è Unidad Eterna, Intellimac e tutti gli altri. Senti, a proposito, ma io vedevo... Io volevo chiedere... Siamo in chiusura. Avete preparato dei cadeau per me? Sì, abbiamo preparato tutti i cadeau per te e soprattutto, diciamo, ho promesso a Diletta che, diciamo, oggi era tutta smanicata di portarla per... c'era il sole, Roma, il sole... Di pagarle tre giorni alle Terme di Saturnia per riprendersi di questa serata, ma ringrazio Gorillas, che è una startup, un unicorno che, diciamo... con questa innovazione che ti porta la spesa a casa in 10 minuti, che ha aperto una serie di hub virtuali e fisici nei quali tu puoi fare la spesa in 10 minuti stando a casa tua, in tutta al nord è scesa anche a Roma, ci sono 4-5 quartieri a Roma che godono di questa, diciamo, di questa possibilità. Io vi lascio, purtroppo dovevamo chiudere con una bellissima storia, una storia di innovazione in un paese difficile come era l'Afghanistan, con Roya Mahbub e le sue due colleghe che sono lì. Roya purtroppo c'è stato, doveva arrivare oggi in un orario diverso, l'aereo ha ritardato, è atterrata da poco a Fiumicino. Roya è una di un'imprenditrice afghana che ha fondato a Herat Citadel, questa società di informatica, ma in realtà è una imprenditrice che si è occupata tantissimo della formazione in materia STEM per le ragazze, per le studentesse afghane, ed ecco lei che ha aiutato poi le famose Afghan Dreamers ad andare durante il periodo terribile degli ultimi mesi a Doha per continuare il loro progetto, ecco lei che le ha aiutate in questo progetto. E Roya arriverà stasera, è atterrato a Fiumicino. È solo rimandato però la domani mattina alle 10:15 è su questo palco e sentiremo tutta la sua storia. Penso che sia forse una delle storie più belle che potremo raccontare di aver avuto a Maker Faire. Decisamente. A domani. Sudata come tutte le cose di questo Maker Faire. Sì. Sudatissima. Sarà arrivata, anzi, grazie per gli sforzi di tutta l'organizzazione. Chiudo su una cosa, volevo ringraziare, lo faccio oggi, ne vedo alcuni sparsi e stanchi e distrutti, i miei colleghi, Barbara, Francesca. Un applauso vedo per loro. Tanti perché... Il merito, se vanno le cose, non è mio, è loro. E questo, Ursula, seduta in prima fila, poi ho gli occhiali, ci vedo pochissimo, Alessandro, Francesco. Il merito, se funzionano le cose, è veramente loro. E poi ringrazio tutte voi. Un applauso anche a Cristina Redini. Regia, che è là. Pamela. Regia sapiente, Pamela Maffioli. A domani. A domani, alle 10, grazie. Su questi schermi. Ciao.